Inc contro l'Inchi, tutte queste robe non le so fare, capito? Per cui andiamo a vedere dove Eh si sì, trasmette. infatti, dopo no, ma io non so neanche cosa Trasmetti significasse. dal vivo, configurazione, renderizzazione. La riunione è ora in streaming dal vivo su Facebook. Ma che boia, c'è Facebook. Siamo già. Eccoci qua. Pronti? Ci siamo. Quindi, buongiorno a tutti. Io Buongiorno a tutti quanti. mi presto. Io c'ho il rientro però dell'altro, ma è assurdo stato. Sento il rientro dell'audio anche io un pochino. Cerchiamo. Come si fa a levare l'audio di qua? Tac. Eccolo. Leva l'audio, così almeno si evita di fare questa cosa. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sì, quindi io mi presento, sono Giuseppe Gualdani dell'Associazione Wushu Firenze e da oggi si pensava di fare delle dirette, se ci riusciamo, perché abbiamo scoperto che siamo anziani, adulti, eccessivamente adulti, per riuscire a comprendere il fantastico mondo del web, però ci proviamo. Quindi le dirette Wushu che andiamo a fare sono nate già da tempo, diciamo, tempo addietro, anche con Fabio, l'amico Fabio, che poi presenterò, perché avevamo anche necessità, diciamo, non impellente, ma insomma necessità di affrontare alcuni argomenti che non vengono ben sviluppati o insomma non vengono ben inquadrati poi dal web particolarmente. Quindi le dirette appunto servivano a me personalmente, visto che sono un insegnante diciamo sportivo, così come i tradizionalisti tendono a indicarci, del Wushu, quindi soprattutto nelle attività giovanili, mi serviva appunto comprendere se quello che sto facendo è una fuffa, una farsa, oppure da qualche parte ha dei contenuti. E quindi naturalmente il primo pensiero proprio per iniziare è stato quello di chiamare Fabio Smolari, che vado a presentare. Fabio Smolari, carissimo amico, sinologo, responsabile della Douyin Yanshan Gong Italia, responsabile del gruppo Jiufen Cai Italia, insomma una persona diciamo nell'ambito conosciuta. Noi per amicizia dagli anni 80 ci frequentiamo, ahimè. Quindi ci siamo anche viziati il pensiero, presumo. Esatto. E quindi oggi l'idea era quella proprio di cercare di comprendere a livello, diciamo, storico, sociale, qual è stato il passaggio che ci ha portato alla condizione in cui siamo, in verità. Quindi, negli anni, quando più o meno, come abbiamo sentito, anche le varie descrizioni abbiamo sentito anche dall'amico Francesco, che ha fatto le dirette anche lui, intervistando in questo caso gli insegnanti italiani per capire effettivamente qual è stato il percorso. Bene o male, tutti abbiamo capito che una volta, diciamo, l'aspetto romantico delle arti marziali ci ha affascinato, però poi alla fine siamo andati tutti a praticare lo sport Wushu. Perché? Questa è la prima domanda. Nel 2010, con l'amico Fabio, poi lascio la parola a lui, abbiamo fatto, perché già a quei tempi noi si maturava queste comprensioni complesse, perché c'erano già tante, tante cose nel mezzo. Nel 2010 abbiamo organizzato qui a Firenze un convegno estremamente interessante, più che altro per la varietà dei partecipanti, era proprio il convegno era basato su tradizionale o moderno, quali caratteristiche e quali aspetti avevano influenzato questa dicitura, diciamo, questo particolare uso del termine nello spettro delle arti marziali cinesi, ecco, perché poi tradizionalmente penso siano termini molto usati da noi. Certo. Quindi andrei a cominciare e farei la prima domanda a Fabio. La prima domanda che gli faccio è questo. Dal convegno viene fuori che comunque l'aspetto attuale del Wushu lo possiamo considerare moderno, ma è dal primi del Novecento che forse è così. Sì, esatto, è proprio così. Abbiamo visto che non è soltanto un'idea nostra, ma ci sono delle tracce storiche ormai molto evidenti che si possono vedere non soltanto nei testi, ma anche nei filmati. E alcuni dei nostri compagni hanno fatto delle ricerche specifiche
ad esempio nel periodo repubblicano, quindi da quando iniziamo ad avere i primi filmati e libri su Wushu, l'editoria in Cina è iniziata soprattutto negli anni 20, la grossa editoria sull'arte marziale, ecco, ma editoria in genere, perché con la Repubblica Cinese nel 1911 chiaramente sono cominciate le scuole pubbliche, una parte diciamo di scuole pubbliche, prima il sistema non era pubblico, quindi l'educazione, tutto quanto, compresa l'educazione fisica, della quale l'arte marziale ha sempre costituito una base importante ed essenziale. Questo diciamo era quello che in Cina avevano tradizionalmente, quindi io credo che non si sia neanche posto il problema di che tipo di educazione fisica fare, cioè per loro era già in automatico arte marziale e una serie, diciamo, di altri sport tradizionali cinesi. Per cui dall'editoria e da qualche filmato che riusciamo ad avere, visto che risale un po' più avanti, forse agli anni 30, e poi quelli successivi, visto appunto del periodo degli anni 50-60, possiamo notare, cioè, come quello che noi oggi consideriamo, cioè Wushu moderno, che è nato ufficialmente nel 1956 con un regolamento proprio cinese, cioè della commissione diciamo, dello sport, la commissione cinese dello sport, cioè, ha stilato un regolamento per il cosiddetto Wushu moderno, l'epoca semplicemente Wushu, ecco, era chiamato semplicemente regolamento per il Wushu. E questo però è stato un processo lungo, quindi oggi no, si parlava, cioè, nella nostra riunione di Coverciano, cioè come questa differenza tra tradizionale e moderno, che indubbiamente c'è, perché sono chiaramente delle discipline che sono una evolutasi in maniera naturale, quindi senza nessun intervento di tipo ragionato a livello governativo, ma soltanto per interventi dei singoli maestri in base alle loro esigenze del momento. E invece, c'è un Wushu quando ha iniziato ad avere un'esigenza di diventare uno sport divulgativo, un'attività per l'educazione fisica, un elemento anche per la competizione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, da quel momento lì, già a partire dagli anni della Repubblica, negli anni 20, ma anche già proprio alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, iniziano a costituirsi le associazioni, iniziano a insegnare quelli che erano i loro sistemi, quindi tradizionali, e attraverso questi sistemi pian piano si cerca di arrivare a quello che alla fine negli anni 50 è diventato l'idea di avere un sistema comune che funzionasse sia come educazione di base sia come piattaforma per una competizione unitaria, altrimenti le competizioni si potevano fare soltanto stile per stile. Ecco, quindi questa qua è stata l'idea. Sì. L'idea del Wushu. È stata diciamo, un'evoluzione piuttosto graduale, quindi noi abbiamo l'impressione che sia stato fatto di botto in un paio d'anni, perché la Commissione ha lavorato cioè, almeno un paio d'anni per poi dopo fissare dei criteri che sappiamo sono stati quelli diciamo, basati su Hua Chuan e Cha Chuan principalmente per costituire quello che oggi c'è la base del Chan Chuan e delle armi principali, quindi hanno lavorato un paio d'anni, ma in realtà questa cosa c'era già in essere abbastanza da tempo. Sì, ma quindi noi possiamo, comunque mi viene sempre il pensiero, no? Quindi questa idea, questo inizio inizia proprio anche la diffusione, quindi questo genera la possibilità, che forse l'aspetto poi che piace tanto ai tradizionalisti, di non essere gli unici a fare una certa cosa, ma che tutti potessero accedere. Esatto, infatti la diffusione prima non era così grande, cioè bisogna considerare, allora oggi c'è questo strano aspetto, no? Tutti quanti si cerca una cosa particolare per essere gli unici a fare una determinata cosa per dire io sono l'unico, poi in realtà invece segui comunque degli aspetti massivi, perché se tu non sai una cosa come fai a farla? Dai, è inutile, quindi in realtà è una mezza illusione, no? Molti vogliono imparare, c'è l'arte marziale, c'è il cinese più nascosto del mondo, e dove la vanno a cercare a New York in internet. Vabbè, ho capito, ora. Per cui la divulgazione in realtà inizia proprio in quegli anni lì, prima il Wushu era un mestiere, quindi era soltanto un mestiere, era come fare il calzolaio, il mestiere delle armi, era quello Sì. della
del Wushu, con una realtà un po' diversa, diciamo, in alcune località specifiche, cioè ad esempio dove c'erano dei presidi militari, ad esempio a Zhangzhou, a Mengzhun, ad altri luoghi, c'erano dei presidi militari, quindi lì c'erano delle scuole, perché evidentemente c'erano gli eserciti, avevano bisogno, la gente una volta andava in pensione, rimaneva lì, apriva una scuola, oppure nei villaggi nei quali ci si trovava un'organizzazione locale, o dei, anche lì, dei militari in pensione, persone, diciamo, visto che si ritiravano e lavoravano come guardie del corpo, e quindi con le loro famiglie, la gente del villaggio, organizzavano il loro mestiere. Ecco, in questo caso, parlava Enrico, cioè Luca, loro che hanno fatto il tour delle campagne, c'era una situazione particolare proprio perché a fine dell'Ottocento le rivolte popolari hanno fatto sì che per motivi veramente belligeranti le genti delle campagne fossero istruite a Wushu per poi dopo andare a sbudellare qualcun altro. E quindi questo portò a una piccola diffusione, diciamo diffusione, del Wushu a livello locale. Ma a livello nazionale questo inizia soltanto negli anni 20, quando davvero c'è un progetto di educazione fisica globale. Prima non c'era. Sì, infatti, penso che tutti noi siamo più o meno figli di quel processo, no? Cioè, quindi, al momento in cui insegnare diventa, come dire, un metodo che non fa accedere la persona attraverso lezioni, no? Ma fa solamente accedere perché sceglie di farlo. Io scelgo di fare, mi piace fare Wushu, voglio farlo. A quel punto l'insegnante si trova davanti a una difficoltà, perché la varietà dei soggetti che gli si presentano sono molteplici. Mi viene a pensare sempre dal racconto, sempre abbastanza fantastico e romantico, faceva ad esempio Lucas quando iniziò lo Zhuangzi, gli misero il tappo, dice: se fai questo esercizio in questa maniera ti si insegna, se no picche. Adesso racconti, venne fuori, insomma, ci provò varie volte a entrare, perché insomma l'esercizio era particolarmente complesso, quindi era selettiva. Presumo che quando diventi moderno non abbia necessità di accedere a un sistema di insegnamento molto più semplicistico, più voglio dire, l'altagico di fiato, tutto ciò che perde lo perde perché le masse dovevano praticarlo Certo, ma per finalità diverse. assolutamente, ci sono cioè, i progetti sono stati ragionati, vuol dire. Adesso io non so come mai, cioè, a noi è capitato questo strano, gap mentale, no? Ti trovi, c'è un esercizio che in Cina per crearlo, ci hanno messo un sacco di tempo, ci hanno ragionato, e poi hanno trovato fuori, una cosa che sicuramente, va bene, per i giovani, per i ragazzi, e riesce, diciamo, a coprire, delle esigenze che sono sostanzialmente, un sunto, di una tradizione importante. Però arrivato qua, ce lo fai, non va bene. Bisogna subito saltare il passo, fare un'altra roba, trovare, la questione che non va, il perché, il per come. No, ci sono dei motivi chiari, insomma. Il Wushu moderno ha un suo valore, non è soltanto, la gara che tu vedi fatta, da quello, che c'è il costumino che ti dà fastidio perché fa il triplo avvitamento, che non serve in combattimento. Ma come ci diceva, Li Yanjun, il Wushu ha sempre avuto varie ramificazioni, non è una cosa. Ci sono tante leggende metropolitane, compresa, questa qui, che il Wushu è soltanto una cosa di guerrieri che andavano in giro a uccidere la gente. Ma se fosse così, voglio dire, tu impari una cosa per andare a uccidere un altro, non ho capito. E ti stai addestrando per uccidere uno, esci per la strada e uccidi uno, non lo so, oppure ti difendi dall'attacco di un ninja, sta arrivando un ninja. Oppure cosa impari? Per la discoteca, per andare a menare, impari per andare a menare in discoteca, ma la volta che tu arrivi in discoteca e che ti meno il pugile, il giorno dopo vai a far pugilato, e se poi dopo la seconda volta in discoteca c'è il judoka che ti rompe la schiena, andrai a fare judo. Ma non è più finita, insomma, vuol dire, ci deve essere un senso nelle cose, altrimenti ci si perde. Per cui l'idea, di avere, una scuola che dia un indirizzo, che abbia un'educazione precisa, con un metodo educativo che crei, nel corpo e nella mente delle persone, un modello che tu hai individuato come valido, se l'hai individuato come valido, se ti piace, il Wushu, questo è il senso, del Wushu, non te ne andrà Sì, a perdere questo nulla. è stato anche il motivo per cui poi negli ultimi 10 anni, 12 anni, insomma, io cercando di rianalizzare, no, il poco, di cui è, il poco, diciamo, virtuale, insomma, di cui è composto un gesto motorio, un gesto tecnico all'interno del ciancio, del lancio, insomma, di quello che può essere, in realtà ti accorgi
del lavoro che c'è a monte, perché ti accorgi effettivamente di quello che, come dicevi te, inizialmente poteva essere, quindi nella tradizione, l'alternanza tra gesti tecnici era dovuta proprio all'efficacia o a un certo tipo di pensiero. Trasferire quella naturalità all'interno di un processo pedagogico che facesse comprendere, ma soprattutto facesse utilizzare il corpo appieno dal praticante, perché poi si parla di questo, insomma, c'è da lavorarci sopra. Se tu smonti, se tu smonti una banale forma di Wushu, quindi un codificato semplice, base, elementare, ti accorgi in realtà che insomma, i contenuti sono interessanti. E io considero sempre tutto questo un po' l'aspetto. Facendo un paragone un po' forzato con l'aspetto dello studio scolastico, no? Chi fa il moderno fa l'elementare e le medie, Esatto. poi fa una scelta, Esatto. già c'è una scelta di indirizzo, no? Quando fai le superiori scegli un indirizzo, poi vai all'università e scegli l'ulteriore indirizzo, vai a specializzarti, quindi è legato a una maturità. Zandogan diceva sempre, no? Pago al bambino non l'ha fatto fare, io dico sempre il sandà al bambino non l'ha fatto fare. C'è una specie di ossessione da parte soprattutto dei tecnici nazionali, ma ho visto anche in Europa un po' funziona così, alla ricerca del talento, che mi pare sempre quello di cercare capito, il talentuoso nel tuo gruppo, perché così in qualche maniera valorizza te stesso come insegnante. Vero. Quindi per certi aspetti si perde un po' quella linea di invece di diffusione che dovrebbe selezionare e portarci a atleti interessanti, quantomeno praticanti, coscienti e consapevoli. Però quando noi arriviamo, ad esempio, ai GV, alle scuole famose, da cui poi, insomma, abbiamo visto anche fantastici film, cioè in quel momento non c'era la scuola, ma non c'era, l'idea di trasmissione pedagogica, o mi sbaglio? Sì. È proprio così. Questi qui sono diciamo, dei discorsi che dovrebbero investire l'insegnante, cioè l'insegnante dovrebbe rendersi conto che è lui a dirigere cioè il metodo e a cercare di dare l'interpretazione corretta della cosa. Questo l'abbiamo visto diciamo, spesso cioè noi, è un difetto che avviene spesso in Occidente più ancora che in Cina, perché in Cina è più chiaro, diciamo, quindi chi fa diciamo, la gara, l'agonista fa l'agonista, l'agonista Sì. vincente è un agonista vincente, è molto chiaro, cioè non si confondono, mentre da noi la gente si confonde, capito? Si confonde poche idee ben confuse, ecco, si può dire questo vale sempre, poche idee ben confuse. Quindi scambiano, cioè l'agonista vincente e il traguardo dell'agonismo vincente come la qualità nel Wushu. Ma non è così, cioè questo qui è un grossissimo errore. Allora, cercare, tra l'altro, cioè di avere, cioè l'agonista vincente oppure di guardare, cioè i migliori per avere, questa cosa qua, non è la crescita della disciplina, è la morte della disciplina. Sì, È il contrario, d'accordissimo, questa cosa qua la uccide la d'accordissimo. disciplina. Allora, Ronaldo non è il migliore del calcio, lui oggi è il migliore del calcio e lo sta uccidendo, perché se vuoi fare le 10 squadre migliori, adesso gli altri si sono cagati in Sì. mano. Morto il progetto è morto per poco, perché in realtà muore anche il calcio. Sì, È così, è inutile, era una adesso il scelta. presidente è un arabo, cosa gliene frega? Cioè, questi, cioè, neanche ce lo giocano e lo fanno per divertimento. Questa cosa te la Sì. uccide la disciplina. Quindi in realtà c'è la diffusione, c'è l'ampliamento della platea, della base, come diceva anche Maurizio Troncone, che ci si è detto tanto tempo, c'è Sì. l'allargamento della base è assolutamente funzionale e indispensabile anche alla crescita tecnica della disciplina. Allora da noi si hanno tecnici non tantissimi, preparazione scarsa. Tentativo di risolvere con un talento e dopo 40 anni di pratica ancora cosa si vede c'è uno fortissimo che fa i salti a terra con il ginocchio alzato, il piede, il tallone alzato, c'è il ginocchio piegato, c'è la schiena storta, la spada che va gira così, la sciabola che fa l'elicottero, basta, cioè non ne posso più, 40 anni di vedere sta roba, ma se vai veloce qualcosa la tecnica perde, no! Non perde niente, se perde sei un cialtrone, cioè, manda avanti uno più bravo. Allora, cioè, l'insegnante ha assolutamente, cioè, una necessità, di chiarirsi, cioè, le idee e capire come vuole, cioè, indirizzare la sua scuola. Le esigenze nostre in Italia, cioè, sono esigenze, cioè, di curare, cioè, un pubblico, vario e cercare di portare tutti quanti, tecnicamente a migliorare, la propria qualità. In questo, c'è cioè il lavoro, sulla pedagogia è indispensabile.
Molti, ad esempio, la pedagogia, ok, cioè si deve guardare ad altri sport, giusto, si guarda ad altri sport, però tu non conosci quella cinese. Quindi quando tu guardi, cioè, l'atleta vincente, tu ti preoccupi di come far fare, cioè, la ruota senza mani, ma tu non hai la conoscenza della pedagogia loro, non ce l'ha nessuno. È inutile che uno creda, dice, ma i cinesi fanno così perché sono bravi. No, hanno il metodo. Ma nessuno ha studiato il metodo. E quelli che oggi sono degli atleti vincenti, il metodo non ce l'hanno, perché non sono stati bambini in Cina. Non hanno fatto tutta quella pedagogia. Quindi, come dicevi te, c'è le basi, c'è del Chan Chuan, del Wushu moderno, non sono in contraddizione con altre discipline, sono come le scuole elementari, ma sono anche un bacino di riserva e di qualità per chiunque voglia studiare degli esercizi importanti. Ad esempio, mettiamo, io faccio Tai Chi, ok, inizio subito insegnando Tai Chi, però quando tu fai i calci, se hai bisogno di migliorare una qualità dei calci, tu hai i calci a gamba tesa, hai i calci dietro, ma li fanno anche i nostri maestri, il nostro maestro fa riscaldamento così, Chen Xiuan si metteva per la strada davanti alla casa di Francesco a tirare calci a gamba tesa. Ed è un maestro che ha sempre fatto solo Tai Chi. Cioè, capiamo che non c'è questa divisione tra i vari ambiti e che un metodo efficace, se viene individuato da un insegnante e viene pedagogicamente considerato come svilupparlo, ti dà delle grandi possibilità come scuola. Io capisco che questo però è più difficile. Perché l'insegnante in questo caso deve pensare, deve pensare e deve anche darsi una struttura che nel tempo abbia la possibilità di verificare, consolidandolo e capendo appunto quello che dici te, i meccanismi del movimento, come svilupparlo, le qualità, come farlo, all'interno di questa disciplina. Scappare prendendo a destra e a sinistra, pensando in questo modo di tappare, secondo me non si va tanto lontano. Sì, infatti è un po' quello, però poi alla fine, tornando al discorso, storico, no? Al momento in cui a livello di sviluppo la Cina decide di appunto avviare uno studio per codificare un sistema, quali sono state le motivazioni, no? Perché siamo arrivati lì? Penso che probabilmente questo non è stato detto in maniera specifica, però secondo me si può dedurre dal tipo di descrizione che fanno della disciplina. Quindi se tu guardi, ad esempio, c'è la descrizione che fanno del Wushu moderno, secondo me questo ci dà già la possibilità di capire quali sono state le linee guida che hanno fatto scegliere certe cose. Quindi, velocità, potenza, elasticità, movimenti di grande ampiezza, chiarezza, stabilità delle posizioni, equilibrio, tutto quanto portato allo sviluppo massimo del tuo corpo umano all'interno di queste strutture. Allora ecco che questo qui probabilmente ci ha fatto scegliere per certi modelli formativi. Allora ecco perché fai la Kung Fu, la Pupù, calcio volante, queste cose qua. Perché tra le varie discipline cinesi, secondo me loro hanno considerato che queste qui fossero le più formative. E io credo che abbiano ragione. Secondo me è stata una scelta corretta. Io non... se tu mi dicessi, va bene, tutte le arti marziali non le conosci, però prendile tutte quante, cosa gli fai fare come formativo ad un ragazzo nello sviluppo per arrivare ad una perfetta costituzione quando sarà adulto, il Wing Chun non glielo faccio fare, scusatemi. È l'aspetto infatti su cui io punto molto poi alla fine, no? Quindi noi abbiamo, perché la considerazione poi finale è... se io faccio un'analisi dei miei, no, della media dei miei allievi, io parto da 4 anni ormai, quindi prendo bambini di 4 anni all'interno di un progetto ben specifico, quindi, però se arriva la mia allieva più anziana ha 90 anni, ma la media che che l'espressione che condividono questi soggetti è il tempo che dedicano. Quindi la domanda più importante era proprio questa, no? Dato il tempo che la media delle persone dedica a questa disciplina, quanto sarebbe stato potuto divulgare o approfondire o comprendere un sistema molto più complesso come quello tradizionale? Sì. Quindi quanto sia legato alla tempistica, no? Al tempo che dedichi? È verissimo. Ad esempio, anche questa qui è una cosa che spesso non si considera. Da noi si parla tanto di stile tradizionale, però di gente che abbia studiato per intero uno stile tradizionale, io ad oggi non ne conosco neanche uno.
compreso il sottoscritto. Sì, sì. Nemmeno io sono riuscito a ad arrivare in fondo. E non è Vito, c'è uno stile tanto lungo. Ma ci sono dei motivi, Vito. Per quale motivo? Perché indubbiamente, Vito, c'è questo programma, Vito, c'è necessità di una, un contatto costante, Vito, c'è, Vito, con il maestro, fino ad avere, Vito, c'è, eseguito tutti quanti, Vito, c'è, gli esercizi, le armi, Vito, le forme. Sì, sì. Vito, e questo si parla soltanto di programma. Ma è così, voglio dire, ricordo quando ero in Cina che appunto un ragazzo mi avvicina, Vito, dice io voglio imparare il calcio, adesso ho imparato il palleggio, mi piacerebbe, Vito, venire in Italia e giocare un po' con la Juventus anche come riserva. Ho detto, ma quanti anni hai, ragazzo? Ne ho 34. Vuol dire, è impossibile, cioè, cioè, le cose, Vito, devono essere fatte nei contesti corretti, Vito, nei contesti, Vito, cioè, esatti. Certi strumenti, Vito, sono, Vito, più fruibili. Vito. Il Wushu moderno è uno strumento, Vito, più fruibile. Ti dà la possibilità di essere imparato, Vito, in maniera più rapida, Vito, cioè, efficace, e hai, diciamo, Vito, questa standardizzazione. Ecco, questo ancora non l'avevo detto. Oggi il nome che si utilizza per indicare, Vito, cioè, Wushu in Cina è Kuo Piao Wushu, cioè si chiama, diciamo, Wushu standard nazionale. Standard vuol dire che è una, un'attività, diciamo, standardizzata nella, sì, sua, nella sua struttura nazionale riguardo, diciamo, alla Cina, perché Cina, la Repubblica Popolare Cinese, perché sono stati loro a crearlo. In questo modo, sì, diciamo, si distingue dal Wushu invece nazionale di Taiwan, che sono ancora gli stili tradizionali, diciamo, in questo caso. Per cui è soltanto, Vito, c'è un termine. Però l'idea, Vito, che abbia, Vito, c'è uno standard, secondo me è importante, perché ti dà la possibilità di avere un riferimento che non sia legato al maestro. Ecco, quindi questo qui, Vito, c'è, è, tutto è legato al maestro, nel senso, Vito, che anche... Sì. Anche un allenatore indubbiamente, Vito, cioè, è un maestro, però se tu impari, Vito, cioè, questo metodo, non ti sarà tanto diverso, Vito, cioè, studiarlo, Vito, cioè, a Canton, a Pechino, a Shanghai, Vito, cioè, o in Belgio, oppure, Vito, cioè, in America, perché tu vai sempre avanti da quello che hai. Se invece tu studi, Vito, cioè, un tradizionale, devi aver fatto, Vito, un percorso. Puoi cambiare maestro, non è che non, Sì, non sì, è che sì, non sì. puoi cambiare maestro, però diciamo, Vito, c'è, cioè, questo percorso, Vito, comunque, Vito, ti deve riportare un pochettino a ristudiare la metodologia come ogni maestro la fa, perché ognuno, diciamo, ha la sua personale. Quindi, anche questo, diciamo, questo è un problema che riguarda il tradizionale, uno dice, ma qui ognuno si inventa quello che vuole. Non è che ognuno si inventa quello che vuole, è che se tu vai da un falegname, Vito, cioè, non esiste il metodo, Vito, che tutti fanno uguale. Per cui, alla fine, chi ha imparato sa fare il falegname, ma l'apprendimento dipende dalla persona che tu stai seguendo. E questo è anche, diciamo, il valore di un'arte tradizionale e normale. Ma una disciplina, invece, di grande, Vito, divulgazione deve avere, Vito, cioè, una sua standardizzazione, perché questo è funzionale. È Sì. funzionale, è più facile, insomma, così, Vito, risulti meglio. Quindi i tempi si accorciano. Se si accorciano i tempi dell'apprendimento, ti puoi fissare di più sulla qualità. E allora puoi fare Sì, meglio. Questo è meglio. Invece il guaio nostro, Vito, cioè, che hai meno tempo per imparare il gesto, però dopo lo fai male. Questo è un problema, infatti della qualità. è un po' il discorso appunto che ci porta poi a questo ragionamento, no, su cui che voglio sviluppare, poi lo faremo anche con altri amici e colleghi, il Baldi, poi ci sarà Maurizio, poi ci sarà il Tabini, insomma tutta una serie di soggetti, il Giordano, persone che ho coinvolto, ho cercato di coinvolgere perché mi interessava appunto parlare dell'argomento moderno, sportivo e soprattutto insomma un tidio riqualificarlo perché viene sempre messa appunto, sul, bene o male il web vive di tradizione, diciamo, almeno le pagine sono tutte legate a aspetti più o meno tradizionali e più o meno aspetti, diciamo, rivolti sempre all'efficacia, questa terribile efficacia. Quindi a me interessava in realtà poi comprendere, ok, va bene, noi siamo tutti adulti, ma nella generazione attuale, ormai da, io ho iniziato ad allenare bambini nel 98, sì, prima diciamo nel 93 nelle scuole, ma diciamo una scuola nel 98 e dal 98 oggi evidentemente, a parte sono cambiati i sistemi anche cioè, sociali, quindi c'è tutta un'attenzione diversa. Prima nessun genitore pensava di portarti un bambino di 4 anni a fare Wushu, ora per fortuna lo fanno perché ci sono tutta una serie di meccanismi sociali che portano a questo ragionamento, che poi non stanno a analizzare, comunque ci sono. E quindi lo dobbiamo solo poi alla fine riversare il servizio in una direzione utile. Però poi il meccanismo, diciamo, di diffusione è legato
ai bambini. Cioè, se io penso a una nazione, al suo sviluppo, immagino sia una crescita di persone all'interno di un paese, perché non posso pensare che improvvisamente in quel paese ci siano 1 milione di laureati, se prima non hanno fatto questo 1 milione non ha fatto le elementari e le medie. Quindi mi immagino che nelle arti marziali, se io riesco a sviluppare, c'è già un metodo, poi magari potremmo pensare a contestualizzarlo a livello anche nazionale, perché comunque i programmi cinesi, come sempre detto, sono fatti per un tipo di cultura che è quella, insomma, la loro, che forse è distante nota, quindi rivalutare anche l'idea di mettere le mani su un programma e ripensarlo proprio in base a tempistiche nazionali, certo. Tipo di attitudine dei nostri, insomma ci sono tanti fattori da poter sviluppare, però stavo pensando che il moderno è l'unico, almeno ad oggi, che ci può dare l'accesso, sì, a una pratica corretta, sì, e che poi dopo nessuno vieta a 20 anni, a 15 anni, se hanno paura di perdere tempo, a 15 anni di diventare esperti di arti marziali tradizionali. Però io mi ricordo di aver fatto un seminario con Yang, come si chiama? Il nipote di Yang Zhenduo, non mi ricordo il nome adesso. Yang Jun. E andammo laggiù a fare la sciabola del Tai Chi Yang, la sciabola, quella 13 movimenti, mi sembra. In quel contesto eravamo 200 persone, presumo. In quel contesto io mi sono reso conto quanto aver fatto, ad esempio, quella mediocre sciabola Shanchuan per 1000 anni mi permetteva di seguire tranquillamente l'insegnante e di porgli domande sul tipo: ma qui che dobbiamo fare? Pi o Kan? Liao o Tiao? Perché gli altri seguivano, come dire, il verbo del maestro, però senza comprensione, si vedeva proprio chiaramente, non c'era stato un uso precedente dell'arma, no? Quindi la domanda è quella: il moderno può farci accedere a un corretto uso della tecnica? Certo, ma poi anche quello che dicevi te è assolutamente vero, cioè l'attività giovanile, cioè i bimbi sono indispensabili, e il cambiamento sociale forse oggi ci dà questa possibilità. Se si va verso, cioè, un insegnamento, chiaramente dopo ci sono le varie fasce di età, dopo bisogna vedere, chi si appassionerà, però avere un metodo, che riesca, ad intercettare, cioè, e accogliere, cioè, i migliori, cioè, risultati nella formazione, di fasce di età diverse, cioè voi state curando questo aspetto da parecchio tempo, per cui sapete anche i salti di età, questo l'hanno già stabilito anche in altri sport, per cui ci si confronta, cioè, con altri sport, c'è, cioè, tutta la conoscenza, cioè non è che non si confronti, cioè chi conosce dei meccanismi, cioè, pedagogici, si confronta, per cui lo sport è una disciplina in sé, al di là, diciamo, che comprende tutte quante, cioè, le discipline, quindi non è che non valgano gli stessi ragionamenti. E chiaramente però un percorso deve essere, cioè, adattato, perché se lo porti in un contesto cinese con i tempi loro, loro fanno 7 giorni alla settimana, scuola, mattina, pomeriggio, persino, cioè, la sera, è un contesto completamente diverso, quindi da noi sappiamo, che non si può fare così. La nostra società in questi ultimi anni è cambiata molto, cioè adesso bisogna trattare con le mamme, cioè adesso la mamma, bisognerà trovare anche un metodo psicologico per riuscire, a trattare meglio con le madri, diventa veramente, cioè, rispetto alla nostra generazione è un salto molto importante, sì, che dobbiamo cambiare. E anche proprio questo metodo diverso, cioè, nelle aspirazioni della popolazione. Ad esempio, mi veniva in mente, adesso faccio una parentesi rispetto a quello che dicevi te, no, la questione, cioè, Kung Fu Wushu, no? Parla spesso, cioè, Kung Fu e Kung Wushu non lo conosce nessuno, cioè, usiamo la parola Kung Fu. Vabbè, allora, quando io ho iniziato a fare karate, dicevo karate e tu dicevano judo. No? Sì, allora fai judo. Vabbè, allora chiamiamolo judo. Allora, il karate adesso lo chiamiamo judo, va bene? Il kung fu, siccome anche questo si conosce poco rispetto al judo, lo chiamiamo karate. Il karate si chiama poco, lo chiamiamo judo. Allora lo chiamiamo tutto judo, così siamo a posto. Sì, però finché non inizi ad utilizzare un nome, nessuno lo conoscerà questo nome. Vuol dire, cioè, Krav Maga, cosa vuol dire? Cioè, che nome è? E allora perché lo usi? Chiamalo judo, e chiama judo, sì, anche quello, siamo a posto, no? Quindi utilizza, il tuo nome.
ritorno indietro, vedo, cioè, la nostra epoca, quando noi si diceva, vedo, cioè, Kung Fu, vedo, cioè, Kung Fu era un immaginario dei ragazzi giovani, vedo, cioè, di 20 Sì. anni, di 20-30 anni, per cui facevi, diciamo, ah, dai, Kung Fu bello, vedo, cioè, se tu dicevi questa parola era intrigante, no? Vedo, cioè, ah, Kung Sì. Fu, bellissimo, vedo, fai, dai. Oggi se tu dici Kung Fu, no, ti fanno Kung Fu Panda, cioè, Sì. ti pigliano per il culo se sei un ragazzo che fa Kung Fu, allora, se sei un bambino va bene, vedo, cioè, se sei un uomo ti pigliano per il sedere. Insomma, è cambiato molto, vedo, c'è l'immaginario, vedo, per cui è Sì. cambiato molto, vedo, cioè, noi dobbiamo, vedo, ridimensionarci, riposizionarci. L'idea, vedo, cioè, di avere, vedo, cioè, una cosa che hai studiato partendo da una passione, ma alla quale hai dato una struttura professionale veramente, vedo, cioè, importante, ti dà la possibilità, vedo, cioè, di capire l'estensione di questa disciplina. Allora noi davvero riusciamo a partire, vedo, cioè, dai 5 anni e arrivare, vedo, cioè, ai 90, e lì però è l'insegnante che sa che cos'è più adatto per le persone. Da questo Sì. punto di vista, vedo, cioè, il percorso pedagogico dei bimbi, come dici te, è indispensabile. Poi ovviamente vedo insegnarli, cioè, non è che, diciamo, nessun percorso è chiuso, no? Il bambino può fare una cosa, può fare l'altra, il ragazzo uguale, io posso passare dal nuoto all'Wushu, non è che non si può fare, si può fare No, tutto. no, per forza. Però io ho una palestra, diciamo, vedo, cioè, di Wushu, investo, vedo, cioè, su questa cosa, sicuramente, vedo, cioè, il percorso, vedo, cioè, del Chanchuan per un bimbo che cresce, secondo me, è quello più naturale e anche il più efficace. Dopo, come Sì, dici, sì, sì, sì. potrà fare qualunque cosa, non è un problema. E potrà decidere lui quando vuole andare, diciamo, verso un'altra disciplina, oppure anche ritornare, cioè, verso, cioè, il Chan Chuan quando servirà. È come abbiamo fatto noi, anche la persona adulta, cioè, rifatta per certe cose, ha necessità, diciamo, di ritornare in meccanismi motori e in schemi di allenamento che sono stati studiati. Per questo motivo, vedo, c'è, educativo e formativo del corpo, e lì li trovi. Sì, infatti d'accordo con te. Io ho sempre considerato quello che stiamo facendo, appunto la disciplina di per sé, come sempre, per fortuna, affascinante, talmente vasta, che è veramente come se uno, è un po' il paragone, come se uno gli piacesse appunto leggere o guardare film, insomma, uno poi se li guarda tutti. Ciao. Pensare di vedere un film solo, di leggere un libro solo, perché quello è l'unico, parrebbe abbastanza strano. Quindi la vastità, l'immensità è piacevole perché ti permette sempre di affrontare nuovi, diciamo, nuovi traguardi, quantomeno nuove aspettative anche rispetto alle pratiche, no? Che ci sia poi nella nostra disciplina, per fortuna, alla fine, cioè quello che hanno fatto il karate forse negli anni 60, non so quando è iniziato il karate, diciamo una riformulazione didattica, pedagogica della disciplina stessa. Da noi non è ancora arrivata, io la vedo così, perché se tu pensi anche al materiale, no? Quindi la Cina, le università, ma nemmeno il governo, presumo, produce tutti i testi codificati, no? Dove ci sono tutte le forme come sono scritte e così come dovrebbero essere fatte, e poi se noi andiamo oggi a fare una forma qualsiasi di ciancio, la 16 ad esempio, trovi 16 varianti della stessa forma. Sì. Perché in realtà poi dopo manca quell'approccio, diciamo il praticante non ha avuto accesso a informazioni se non diciamo, legate all'imitazione. Quindi non c'è stata la comprensione di cosa doveva essere fatto. Esatto. Nel processo di adattamento, ad esempio, parlando di questo, quindi parlando di una capacità poi di sistemare e adattare un gesto tecnico rispetto alle necessità, no? Quando io ho affrontato, ad esempio, la 16, ho deciso di vedere effettivamente se era possibile insegnarla a bambini di 7, 8, 9 anni, che più o meno la fascia d'età è quella, mi sono accorto che c'era il confronto, e questo perché poi la scienza dice questo, c'era il confronto ad esempio col cambio di direzione, no? Che in un bambino di quell'età è molto complesso. Il cambio di direzione, se legato poi a una gestualità complessa, confonde. E quindi uno cosa fa? Pesca nella propria esperienza e modifica il gesto, cercando di dargli un'azione molto più chiara e esplicita. Questo fa parte, secondo me, dell'approccio moderno alla disciplina, però può essere anche un aspetto della tradizione della disciplina, cioè il momento in cui un insegnante veramente, appunto, si trova a dover insegnare, dovrà trovare tutti gli escamotaggi per arrivare alla soluzione finale. Lo farà anche lui, non lo facciamo solo noi. Ma si fa sempre, questo si è sempre fatto, questo si fa anche, cioè, nel tradizionale. C'è il problema, vedo, del vedere, c'è la forma, c'è l'esercizio codificato come un qualche cosa, vedo, che viene fatto così, che deve essere fatto in maniera similare. Però manca la roba prima,
problema è che manca la preparazione prima. Cioè, tutti gli esercizi possono essere validi, capito? Ti do, fai questa formula, puoi prendere quella, capito, che ti sembra più adatta, capito? Cioè più indicata al momento, ma tu la sai fare. Il guaio è questo qua. Cioè, cosa significa saperla fare? Saperla eseguire? Per quale motivo? Perché sei un, diciamo, un atleta, ma se sei uno studente e se sei un insegnante, cioè se sei un insegnante la devi sapere insegnare. Ma cosa vuol dire saperla insegnare? Non vuol dire saper insegnare, cioè, quei gesti lì, cioè vuol dire, saper scomporre, cioè, questo esercizio, cioè, in quelle che sono le sue, cioè, caratteristiche. Allora, questa cosa qua in Cina non ti viene detta, perché tutti gli insegnanti sono insegnanti già formati, sì, per sì. cui loro il materiale lo utilizzano come un normale, cioè, insegnante di educazione fisica, cioè, utilizza, cioè, una serie, cioè, di meccanismi motori, dice, fai questo, questo, ah, guarda, questo è interessante, fai questo, e in base, c'è la sua esperienza. Questa qui invece è una cosa nella quale noi siamo più carenti, quindi in Italia siamo più carenti, cioè questa formazione solida manca, cioè la capacità di vedere immediatamente in una persona hai bisogno di questo, oppure c'è bisogno di questo, no, questa non ce la puoi fare, prima bisogna passare per una serie, cioè, appunto, di movimenti in un'unica direzione, non riesci a girarti, non sai ancora su quale gamba staccare per fare un salto, lo slancio non l'hai capito, cioè ci sono tutte delle cose che l'insegnante deve riuscire a gestire. Da questa gestione deriva la costruzione corretta per poter portare lo studente, il bambino, cioè pure il ragazzo, da A a B a C a D, secondo la miglior costruzione possibile. E questo percorso non è scritto. Cioè questa cosa qua non è scritta. Questo è frutto dello studio, dell'esperienza personale. Che sia tradizionale o che sia moderno, è la stessa cosa. Cioè deriva dal frutto dell'esperienza. Però bisogna essersi fatti la domanda. Ecco. Se l'insegnante non si pone la domanda, non arriverà mai a risolvere quel problema lì. Cioè se io vedo, c'è un pupulo MP Paijang, cioè questo va storto, cioè io non devo dirgli vai dritto. Perché lui non sa come andare dritto. E allora devo essere io a capire quali sono i problemi. Uno, scendere, due, la schiena, tre, l'equilibrio, quattro, l'elasticità, cinque, le direzioni, quattro, il busto, dov'è che manca? Sì, ma questo è la funzione, secondo me, principale, appunto, quella di scomporre, no? Però laddove appunto, nel moderno, diciamo, quello è che è mancato, almeno io ho visto per esperienza diretta, insomma, te lo sai, noi abbiamo avuto la fortuna, fin dall'88, di avere dei tecnici cinesi a Firenze, perché Pattarino Riccardo era lungimirante sotto quell'aspetto. Ancora oggi mi domando come abbiamo fatto a campare dei cinesi da noi per 2 anni di seguito. Chi metteva i soldi? Perché eravamo una trentina di noi, non eravamo tanti. A parte quei tempi, sicuramente l'insegnante venuto dalla Cina non aveva necessità economiche, insomma, come adesso. Però insomma, abbiamo campato per 2 anni. Sono state congiunture straordinarie, avere insegnanti, voglio dire, prima un ex atleta e poi insegnante nazionale, voglio dire, cioè una qualità spaziale, e poi dopo c'è invece un insegnante professionista come la Yan Li, cioè, insomma. Infatti, però questo loro hanno soprattutto Liu, perché la Yan Li trovò già, diciamo, il terreno spianato, però Liu insistette tanto con tutta la formazione nostra come insegnanti, Bandini, insomma, ce ne sono stati tanti che sono passati lì la domenica mattina, e lui insisteva veramente tanto sulla comprensione del gesto, perché alla fine l'insegnante deve avere, come dicevi te, queste nozioni. Cioè io, anche se faccio moderna, devo sapere da cosa è composto una mapu, cioè come posso risolvere una questione che mi si presenta all'interno di questa pratica, no? Io, ad esempio, insegnando ai bambini piccoli, mi sono accorto, ad esempio, della varietà di apprendimento, proprio perché c'è dai 4 ai 6 anni c'è un limite di percezione motoria, che poi c'è questo, c'è anche a 70 anni, a 50, e anche agli atleti seri, ma insomma, diciamo che c'è, comunque in quell'ambito c'è, quindi devi trovare delle soluzioni partendo dal presupposto che la soluzione è già dentro il gesto, perché c'è un processo di apprendimento. Sì, no, questo è anche interessantissimo, perché vedendo la casistica poi ti rendi anche conto. Allora, da questo punto di vista, ad esempio, insegnando per tanto tempo, per tanti anni, però partendo da una qualità di base, in testa devi avere un modello ben chiaro.
Quando tu c'è in testa, c'è il modello ben chiaro, perché hai avuto dei modelli precisi, quindi c'è il gesto deve essere perfettamente chiaro. Questo ce lo diceva anche Zhu Tianzai, si chiedeva come insegnare il Tai Chi ai bambini. I bambini devono arrivare pian piano a fare delle posizioni perfette, per cui devono essere bassi e perfettamente allineati con una posizione perfetta. Però questo qui presuppone che tu sappia la posizione perfetta, cioè la devi conoscere. E allora quando vai a costruirla nei tuoi ragazzini, no? Tu hai 10 persone e vedi 10 mapù diverse, no? Quindi dice, è molto semplice, allarghi le gambe e ti siedi. Mica tanto vero, è così la mapù. E allora tu devi risolvere quel problema lì, ma tu devi risolverlo sapendo, come, no, dire sì, adesso questo qua, per adesso meglio così, questo meglio colà, adesso ci pensiamo, questo qui, guardate lui, eccetera, eccetera. Devi avere molto chiaro, un'idea, di evoluzione e di come risolvere quei problemi lì. Questo, devi avere un modello preciso e poi avere sperimentato come provare, a risolvere i vari passaggi. Sì, quindi storicamente in realtà appunto forse quello che è successo che a un certo punto quando hanno cominciato a pensare di diffondere, di promuovere alle masse cinesi la disciplina, hanno codificato un sistema e al suo interno contenesse tutti gli aspetti principali, appunto come l'ABCD, appunto come si suol dire. Ma anche, io penso, l'altra cosa interessantissima, che è ad esempio una delle basi del progetto che sto sviluppando, è quello che forse a noi manca, che è, ora non so come dire, una specie di tradizione, cioè quindi il vissuto che c'è all'interno della disciplina stessa. No? Mi viene a mente quando te traducesti negli anni 90 i famosi 12 modelli del Chanchen, no? Che io ho sempre vissuto con emozioni perché sono veramente belli e pieni di contenuti. E la mia domanda è: quanti di noi hanno provato mai ad applicare quei contenuti Hai ragione. laddove, no? Io parlo sempre con i miei bambini, ne abbiamo parlato anche altre volte in altri contesti, con Maurizio, con Claudio, insomma, con tutti gli amici in genere, no? Però se io parlo di veloce, a un bambino occidentale gli viene forse in mente una macchina, una moto, un atteggiamento di questo tipo. Tradizionalmente nelle arti marziali veloce è qualcos'altro, Vero. quindi il lampo, che ne so, la saetta, il Sì, palco. è Quindi vero, se non riusciamo a immaginarsi questo, quando gli chiedi appunto a un bambino, gli chiedi di fare un gesto, io avevo visto che c'era questo vuoto di contenuti, che era quel vuoto che in realtà ritrovavo poi all'interno del tradizionale, vero. perché il ciancio moderno si limita a dirti Mapu Shuan Tui Zhang e non ti descrive il gesto, no? Non ti dà un senso, un'espressione motoria. Te puoi dire a un bambino, fai il cavaliere e spingi. Allora ecco, e lì, come ben sai, io ho cominciato a pescare molto nel Dawen, no? In quelle trovo a giro, e ho aggiunto ad esempio una descrizione, perché la descrizione in realtà mi permette di far esprimere il gesto. Quindi la tigre bianca spinge la montagna. Dal mio punto di vista esprime il gesto, quindi stabilità, la tigre è forte e stabile, spingere, spingere che cosa? Qualcosa non si può muovere, quindi ci metti tanta forza perché quella non si muove, la montagna. Sì. Questo aspetto, laddove, forse l'aspetto tradizionale possiamo trovare ad esempio all'interno delle discipline moderne, laddove noi non abbiamo mai passato questo contenuto, quindi anche nel maneggio della sciabola, forse il maneggio sbagliato non è tanto dalla incomprensione di avvolgere la testa, no? Ma forse dal fatto che quel tipo di atteggiamento doveva avere un vigore, una sua rappresentazione nella tua mente, che l'insegnante forse non riusciva a darti. Eh sì, Ecco perché allora girano. assolutamente. Sì, è così. Esiste proprio un'estetica del gesto, anche all'interno della disciplina moderna è così. Questa qui è stata trasmessa diretta dalla tradizione, non c'è niente da Sì. fare. C'è un'estetica del gesto. Questa qui forse è davvero difficile da veicolare, perché noi non siamo, in quel contesto. In quel contesto cinese nel quale si può assorbire in diversi modi, cioè lo assorbi sia attraverso l'emulazione dei compagni più avanzati che ce l'hanno già, per cui cioè, tu hai già un modello perché te lo vedi davanti, e attraverso anche al modello linguistico che appunto ti veicola, cioè delle immagini che tu associ direttamente a quello che vedi fare davanti a te.
Per cui vedo c'è la velocità, ad esempio, e questo qua, la velocità non è correre forte, c'è la velocità, c'è deve essere, c'è come un turbine di vento, c'è il movimento c'è esplosivo, deve essere c'è come un lampo, deve essere come un petardo, deve essere come una cannonata, c'è quando ti muovi, devi essere come una ruota, la ruota va così, non va così, devi andare dritto, per cui se io ti dico gira come una ruota, devi star dritto, cioè non è che giri a caso. Se ti dico, stai fermo, c'è come un pino, sopra una scogliera gettante, c'è sul mare, vuol dire che devi stare bello diritto, c'è fermo, ma non sei, così mollato. Sono tante piccole cose, però queste piccole cose creano la qualità del gesto. Sono direttamente legate alla qualità del gesto. Quindi il Wushu moderno, non è vuoto di contenuti, in realtà è pieno di contenuti. Nelle armi c'è il maneggio reale, dell'arma. No, allora, se uno ti dice perché, la spada o la sciabola, girano in qualche modo, ovviamente così non vai a combattere. Va bene, ma non, questo comunque non lo faresti. No, non puoi girare a braccio libero, perché se giri a braccio libero, uno, non dai forza, due, non riesci ad aggiungere velocità, tre, perdi completamente il senso del gesto, allora a quel punto di vista diventa anche brutto. Ecco perché certo, è che è stato un po' il vuoto che abbiamo avuto nel moderno. Questo è stato il vuoto che si è creato nel moderno, ed è stata l'eccessiva disgiunzione tra le radici, che ancora cercavano di raggiungere il massimo dell'esecuzione, mantenendo il senso, l'immaginazione, il senso, l'intenzione della gestualità con ogni tipo di esercizio che tu facevi, sia a mani nuda che con le armi, a quella che invece è diventata la ricerca di una scorciatoia per evitare quelle difficoltà fisiche e tecniche che ti creano il problema di non riuscire ad arrivare così bene in quel gesto lì, perché è troppo difficile. Allora cosa fai? Fai la scorciatoia. Sì, allora alleggerisci, vai via più veloce, tagli la traiettoria, così arriva prima. Va bene, ma questi qua sono degli escamotage, delle scorciatoie che sarebbero proprio quelle che tu dovresti evitare. Quindi in realtà questo potrei dire io allora che la diatriba tra tradizionale e moderno è forse più legata a una incapacità di apprendimento e di insegnamento del moderno stesso. Quindi non è una lacuna che il moderno ha in quanto privo di contenuti, ma è proprio perché la semplificazione in qualche maniera ha reso semplice anche l'apprendimento da chi lo faceva, senza cercare contenuti diversi. No? Io mi viene sempre a mente, parlando sempre di Ciancio, che poi alla fine è quello che insegno quasi sempre, costantemente, perché anche noi, ai nostri tempi fu fatta una scelta, i tecnici all'interno dell'istituto di Wushu, Pattarino volle ognuno di noi avesse una specializzazione, quindi io facevo Shanchuan, Baldi Luigi faceva il Nanchuan. Una volta che il Nanchuan di Baldi si è ritirato, è cessato l'insegnamento del Nanchuan, quindi io potrei insegnarlo, ma non lo faccio perché mi pare una roba strana. Però dentro questo vuoto che noi andiamo a rappresentare, quindi dentro una forma, come ci dicono i tradizionalisti, che sono inapplicabili e che non hanno contenuti, in realtà forse è proprio perché il contenuto non ci viene messo, non perché non ci sia. Cioè un calcio laterale spinto, o è spinto anche se poi capacità prestative lo tieni fermo a mezz'aria perché vuoi dimostrare la tua qualità tecnica di controllare il gesto, no? Però se lo esprimi, non so se quel calcio in bocca, nel senso, parlando metaforicamente, ha un effetto diverso da un calcio ad un altro, ecco. Certo, ma poi c'è anche questo guaio, di voler attribuire dei significati a cose che non lo devono, che non lo debbano avere, no? Sarebbe come io volessi un calciatore, con il pallone, mi butti giù, i birilli oppure le persone come in Shaolin Soccer. Cioè, non mi chiedere dei significati che io non devo avere, chiedimi i miei. Allora, la polemica tradizionale moderno è una polemica infondata che esiste soltanto qui in Occidente, in Cina non c'è questo guaio. Cioè, si va a parlare magari nello specifico si parla, noi possiamo parlare sia di moderno che di tradizionale, perché abbiamo fatto entrambi, ci si può consultare o discutere su singoli problemi delle discipline, ma loro non ce l'hanno, perché il tradizionale non è
comunque il tradizionale di una volta. Oggi ci sono anche i negazionisti del tradizionale. Il mondo è straordinario, perché voglio dire, la mente umana va in tutte le direzioni tranne in quelle, cioè, della razionalità. Cioè, le stupidate proprio proliferano. Allora ci sono quelli, cioè, che addirittura non solo dicono che il moderno non ha senso perché ha senso il tradizionale, ma che anche il tradizionale non ha senso perché comunque non serve più a niente. Ascolta, cioè, allora dimmi te che cosa vuoi fare, cioè, se te mi convinci nella tua cialtronaggine vuol dire che seguiremo tutti te. Non mi pare che ci siano queste schiere che ti seguono, per cui non è vero. Quindi ogni metodo ha la sua evoluzione, ogni metodo ha la sua necessità di adattarsi alla società che lo esprime in quel momento lì. Quindi la società attuale nostra deve cercare di capire non come usare l'arte marziale a fini commerciali. Questo qui è una necessità, semplicemente economica, di palestra. Quindi oggi noi non parliamo della questione commerciale. Se noi vogliamo parlare della questione tecnica per cercare di ottenere il meglio da una disciplina, dobbiamo capire come questa disciplina possa darci qualche cosa che noi riteniamo importante e utile. Ad oggi, che cosa noi desideriamo fare? Ovviamente come insegnante, io quello che ritengo utile per me, ho pensato probabilmente che sia utile per il mio studente e quindi cerco di insegnarglielo. I contenuti ci sono, no? Alla fine la conclusione del nostro dibattito coverciano è stato che non è tanto necessario capire, scegliere tradizionale oppure moderno, è necessario scegliere la qualità, cioè fare una scelta di qualità. Sì. Perché d'accordo. Il tradizionale non è garanzia di qualità, anzi. Sì, sì. Assolutamente. Cioè, io no, si potrebbe dire, ma io ho studiato con 20 tra i maestri più famosi della Cina. Ho capito, ma sei una ciofeca, studiamo con 21. Cioè, se fai una roba fatta bene, esiste nel tradizionale, esiste anche nel moderno. Esiste un moderno fatto bene, esiste un tradizionale fatto bene. Sono tutti percorsi complessi e in tutti questi percorsi qui tu ci devi mettere del tuo, soprattutto se sei un insegnante. Se sei un insegnante devi elaborare il metodo per cercare di capire meglio quello che tu hai imparato e cercare di capire meglio come insegnarlo all'altro, dandoti degli obiettivi che possono essere semplicemente il fatto di dire io amo questa disciplina, per cui chi è entusiasta come me la studia e io gli insegno al meglio quello che può. Oppure dire a me interessa avere una scuola che comprenda diverse fasce di età, allora lì il mio percorso sarà ancora più vario e complesso, perché io devo cercare di capire di che cosa loro hanno bisogno. E il Wushu te lo dà, il Wushu moderno ha tutte queste... infatti è un po' il discorso, qui si allaccia a discorsi abbastanza vecchi, ad esempio rammentiamo il buon vecchio Pani Loris, quando nelle prime discussioni facevamo noi tra moderne e tradizionale ai tempi appunto dell'apertura, no? Del momento in cui si scelse di aprire una sede propria, venne fuori appunto la questione e evidentemente quando apre una scuola, almeno con gli obiettivi eravamo noi di pedagogia, di insegnamento, di diffusione, non ti puoi agganciare a un sistema tradizionale ortodosso, perché a quel punto vuol dire limitare, no? Infatti Loris disse, se volete fare tradizionale prendiamo un garage, e stiamo lì dentro a darci le botte, ci divertiamo un monte, se vogliamo aprire una scuola dobbiamo prendere un impianto, cioè un impianto che abbia quell'aspetto e quindi permetta a chiunque sia appassionato momentaneamente o curioso di avvicinarsi a una disciplina, ma come dicevi, gli permetta anche di trovare la qualità della disciplina. Quindi io so che, per dire, faccio un altro discorso, si lega a questo, la professoressa Yan Li ha eliminato praticamente tutti i pubù nelle sue forme di ventaglio. Io non gli ho chiesto perché l'avesse fatto, perché a me me l'ha insegnato così, ma presumo di sapere perché nessuno in Occidente riesce a fare un pubù. E quindi lei è scoraggiata, ha detto no, mi ricordo ancora perché c'era un movimento, dice, scusa ma prof, no, va bene così, ci disse, va bene così, fatelo così, ma bu grande, ma bu alto, va bene. Quindi è evidente che il momento in cui ti confronti con delle masse, il momento in cui la persona davanti a te non ha l'abnegazione di stare 2 ore al giorno a esercitarsi per migliorare quel gesto, ma capisce anche il senso della 24 semplificata. Sì, sì, sì.
Assolutamente, assolutamente. E poi no, la cosa interessante è che poi tutti i percorsi non sono esclusivi. Quindi, diciamo, se una scuola funziona, se una scuola riesce a coprire varie fasce d'età, può avere gli spazi anche per i suoi settori tradizionali Ah, come per forza, fattore. sì, Per cui non come c'è vuoi. nessuna difficoltà, che è quello che succede in Cina, cioè anche lì fanno le stesse cose, cioè, non è un problema. Vuol dire, cioè, Chen Xiuan è stato vice direttore dell'istituto di Zhengzhou, non ha mai Sì, fatto sì, sì, sì. l'interno, ha fatto il suo, curava, qualche allievo, oppure se gli chiedevano, andava avanti così. Non è un problema, cioè, le due discipline non sono in antagonismo. No, no, ma Cioè, fatti. estremamente ridicole, per cui ci può essere l'estrema specializzazione, appunto i maestri migliori che possono venire, che servono gli altri, anche soltanto come spunto di lezione, no? Le nostre Sì. lezioni, come voi avete fatto, come tu stesso fai, ti piace frequentare i vari corsi dei personaggi importanti che vengono, anche se poi hai la tua specializzazione nell'insegnamento, e quella continua a sviluppare. Sì, Questo mi sembra un infatti. No, discorso sensato, insomma. ma tra l'altro appunto sì, parlando di tradizione, appunto, da noi lo sai, insomma, noi facciamo, ora è rimasto solo il Chen come tradizionale, però voglio dire, convivono allegramente, non c'è nessun conflitto, non è che l'insegnante di Chen va dall'insegnante dello Yang moderno e gli dice io ti combatto contro di te, ti distruggo, perché... Distruggo. No, anche perché c'è questa avversione abbastanza, questo è l'ultimo aspetto, secondo me, interessante dell'evoluzione del confronto tra tradizionale e moderno, no? Che è stata poi esasperata negli ultimi anni, quindi la ricerca assoluta della capacità del tradizionale di diventare il metodo efficace di combattimento. Ah, certo. E quindi, soprattutto in Italia, diciamo, c'è questa particolarità che praticamente se non riesci a districarti all'interno di una rapina con la tua pratica del dambien tradizionale, sei una mezza ciofeca. È un po', io lo vedo sempre un po' come quei fantastici esercizi, diciamo, intellettuali che fanno sulla difesa da coltello, tutto questo, no? Esatto. Ne abbiamo parlato. Insomma, in un contesto, semplice o semplicistico, tutto funziona. All'interno della tua palestra, il tuo quadrato, anche se siamo nemici, all'interno di uno spazio rinchiuso, con rispetto di quattro piccole regole. E, diciamo, non facciamoci male, che era la prima condizione, ad esempio, che Zandogan negava sempre, no? Lui diceva, ma se combattete ci deve uscire del sangue. Lui diceva, se no non è proprio un combattimento. E ha tanta ragione, perché, insomma, se qualcuno non sangue, non perché uno c'è violenza, ma perché se uno si colpisce, noi l'abbiamo fatto, insomma, con Lucas, tu lo sai, volavano gomitate nello sterno e chimosi, ma ancora prima con Compu Wei, insomma, c'era una certa fisicità. Ma io sono convinto che quella fisicità comunque si fermava, c'era un punto di limite, no? Non è, che è quello in cui non saprai mai poi se quella cosa fuori da lì funziona. Diciamo, è un gioco di ruolo, ecco, per dire Esatto, così. il gioco è un gioco di ruolo, sono curiosissime queste cose, anche perché insomma non cioè si deve si... Cioè, si deve dare un senso a questa cosa, voglio dire. Non si può ragionare. Tutta questa gente ragiona tanto di applicazioni efficacissime, voglio dire, sembrano le cose dei giornalini difenditi dall'aggressione dello Sì. strangolatore. Cioè, si mette uno dietro l'altro, prendo. E adesso non siamo ancora lì, cioè, non è cambiata questa cosa. Ti attacco col coltello, cioè, a me la cosa migliore dell'attacco col coltello, c'è ancora il video di Jim Carrey, cioè, quando fai dire attaccami, tac, preso in pieno, cioè, voglio Che gli dice no, dire. no, non così, da sopra. Da sopra, braccio teso, braccio teso, no? E fa quelle cose lì. Siamo Allora dopo uno dice, eh no, ma in rimasti lì. realtà queste tecniche esistono perché i Sì. reparti speciali, delle teste di cuoio, lo fanno, ma tu sei una testa di cuoio, sei una testa di qualcos'altro, ma vai in giro, ma insomma, ma voglio dire, ma anche col coltello, cioè se vai in Afghanistan a combattere, ma prima di arrivare con un coltello addosso, ma ti rendi conto Mamma. quanta fantasia continua a esserci in queste cose, che è una Sì, roba sì, sì. veramente... Sì, fa strano comunque, ti dicevo, fa strano Fare perché combattimento, mettiti i guantoni, sali su un io... ring e dopo vediamo, No, insomma. io ad esempio ho constatato una cosa che è abbastanza banale, ma insomma la dico perché poi alla fine è quella che dovrebbe essere, insomma, che se io prendo, l'ho fatto, prendo bambini di 8, 9, 10 anni, diciamo, no? Che hanno fatto Wushu con me, blandamente Wushu con me, quindi si parla di 2 ore alla settimana, non di allenamenti intensi.
però l'hanno fatta magari con motivazione, con profondità, e gli chiedo di colpire con una gamba qualcosa, c'è tanta forza lì dentro, perché lì l'allenamento delle posizioni, in questo caso quelle del ciancio, non basse e profonde, sviluppa della forza. E quindi è un po' assurdo, no? Poi pensare che l'unico vero combattente è quello che sa, conosce la tecnica, perché in realtà il primo vero combattente è quello che ha una capacità fisica per esprimere qualcosa. Dopodiché lo addestro a combattere, che è banale, insomma, alla fine se pensiamo a, che ne so, giganti del karate, ci viene a Certo. mente prima di base tutto l'addestramento fisico, a che adesso sei pronto, adesso ti insegno qualcosa. Esatto. Perché se non c'è fisicità, presumo che il combattimento, insomma, a meno che si gioca a scacchi, Esatto, sia un po'. anche perché poi spesso ci si dimentica che all'interno del mondo del tradizionale, proprio perché i confronti sono comunque sempre limitati, ma è giusto che siano così, Sì, per per carità, non forza. deve mica essere È diverso. quello. Cioè, anche il contatto pieno, cioè, ha le sue regole, di Per forza. limitazione, ed è corretto che sia così, perché ogni cosa che si decide, cioè, deve avere dei contorni all'interno dei quali ci si misura, su alcune abilità. Non è, che siamo la scuola della vita, c'è, cioè, chi Sì. vive nella savana, c'è, cioè, la faga, ha mangiato il leone. Insomma, non, questa qua è fantasia pura. Dicevo, ancora a livello tradizionale è facile cadere, nelle trappole. Perché cosa succede? Adesso mi viene in mente un personaggio di tanto tempo fa che ha fatto furore nel mondo del Wing Chun, c'è un turco che si chiamava Emin Boztepe, non so se te lo Sì. ricordi, all'epoca. Allora, personaggi del genere com'è che fanno successo? Non è che siano più bravi degli altri, semplicemente violano le regole, cioè che gli Sì. altri, semplici ragionieri da palestra, cioè stanno rispettando, oppure non sono capaci di fare. No? Allora stanno così, ta 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 ta, cioè questo qui a merda, ti tira due pere, cioè ti prende, ti caccia per terra, e si alza con muso duro, se non sei contento te ne do altre due. Ah, ho capito, ma questa qua si chiama prepotenza, cioè questa qui non è Sì. abilità. E allora nel mondo del tradizionale spesso succede questo, cioè quello che ha fatto due pugni, ti fa l'uomo addosso, cioè tu subisci, dici, questo è più forte. Ma non è quella l'abilità. Sì, può essere anche, Sì. cioè, un'abilità, però non farti ingannare, da delle cose Sì. che sono semplicemente, cioè, l'essere un attimo, di più, di una caccola. Cioè, non è quello, le cose. No, poi Vai a parlare, penso. cioè, con dei professionisti, veri, mettiti i guanti, poi dopo ne riparliamo lì, se vuoi fare questo discorso. Sì, Altrimenti, poi. cioè, tu fai la tua disciplina, però tienila, dentro i ranghi, cioè, della comprensione, logica, ecco, Quindi quello sì, io il ragionamento a cui volevo arrivare io effettivamente era un po' questo, no? Alla fine poi attraverso un, diciamo, quindi un percorso di crescita, no? Io immagino il bambino di 7 anni e viene qui, io riesco in qualche maniera ad accattivarlo alla disciplina, a renderlo partecipe, a farglielo magari anche comprendere attraverso così sprazzi di cultura cinese, perché naturalmente i miei limiti sono tanti per mia fortuna. Quindi non posso, forse è meglio in questo caso, non posso, come dire, insegnargli proprio la cultura cinese, no? Ma lo avvicino per curiosità a questo. Io poi immagino che a 14-15 anni lui abbia, attraverso il moderno, sviluppato tutte le abilità e le qualità intellettive e fisiche per poter andare da Zando Gampo e dire, veramente lui, o da Jiutensai, e dire, bene, sono pronto, mi insegni. Naturalmente c'è un altro processo però che limita tutto questo, che io presumo sia poi la grande difficoltà, e questo ti chiedo anche a te per esperienza. Cioè, quanto del mio vissuto poi per me è difficile cancellare rispetto a una gestualità e a un modo di ragionare diverso. Quindi, se io faccio Chen, Pagua, Xingyi, Tan Lang, Chanchuan, Shui Zhao e che cavolo ne so altro, quanto di tutto questo è una grande insalatona di cui il sapore poi non si capisce? Ah sì, questo qui secondo me è un discorso che avevo anche con altri amici, e mi sto rendendo conto, detto, che probabilmente ci sono due metodi classici da sempre dentro l'arte marziale cinese, quindi non è un problema nostro. Cioè c'è un metodo, cioè, che è quello, cioè, dell'ampliare, cioè, lo spettro. Probabilmente, c'è una visione, che è quella, cioè, di provare, cioè, a vedere diverse, cioè, cose, per poi dopo andare verso, cioè, una sintesi. C'è Sì. invece, un'altra visione, che è quella della specializzazione, dell'iper, c'è, cioè, specializzazione. Io al momento, sono dell'idea, cioè, che tutti e due abbiano, cioè, una loro validità, e che probabilmente il fatto che per così tanto tempo si è fatto in questo modo forse non ha definito, cioè, una soluzione
di cesura netta tra questi due sistemi. Forse sono entrambi validi. L'idea, diciamo, del Kung Fu tradizionale come arte marziale è una cosa che va tendenzialmente verso la specializzazione. Per cui, ma questo perché, diciamo, tutte le arti specifiche vanno verso una specializzazione, no? Se suoni uno strumento musicale, se fai una cosa, sicuramente, devi dedicare tutto il tuo tempo per raggiungere il massimo delle tue qualità, all'interno di una specializzazione. Quindi anche, il Kung Fu tradizionale è così. Quindi, Wushu, va verso, una certa strategia, verso una certa tecnica, addirittura ridurre ancora, i tipi di tecniche per riuscire ad avere la massima qualità in quella cosa. Però questo, in alcuni casi, implica un ritorno indietro. Cioè l'idea, che comunque, magari certe qualità hai bisogno, di allargare gli orizzonti per riuscire a costruirle. Io al momento ho visto, che queste due tendenze, continuano ad esserci sempre. Quindi anch'io non saprei dire, se sia meglio, avere una visione più completa, quindi aumentare, in alcuni casi. Ma è un discorso che si fa anche nello sport, però questo qua io ho sentito fare spesso anche nello sport. Cioè l'idea è che allargare le qualità motorie di una singola disciplina ti sia di aiuto, però al tempo stesso non può neanche cambiare tantissimo, cioè nel senso che non puoi neanche fare cose troppo diverse perché comunque non cambierà molto. Ecco, quindi diciamo che ci sono due tendenze, c'è una tendenza ad avere esperienze allargate, di tipo motorio, che siano un'educazione motoria più varia, oppure c'è una tendenza a coltivarti in un'unica specializzazione. Ecco, quale sia il migliore dei due percorsi, sinceramente, al No, momento. quello era più il discorso, era più legato alla capacità, secondo me, perché la polisportività, che è una base, diciamo, proprio strutturale, ad esempio, dell'insegnamento dello sport ai giovani, anche se io su alcuni aspetti nutro anch'io personalmente alcuni dubbi, insomma, perché la polisportività poi vuol dire accedere continuamente a nuove discipline, quindi mi sembra un po' dispersiva, no? Però effettivamente loro ti dicono, principalmente usano il termine polisportività per dare un'identità, no? Okay, ti dicono, ok, se vuoi correre e cambiare direzione e sviluppare stabilità, fai gli sport dove ci sia questa stabilità, il basket principalmente, penso alla pallamano, tutti gli sport di squadra, no? Non ci sono altri sport, se devi correre veloce basta, fai l'atletica. Quindi la polisportività permetterebbe al giovane di muoversi all'interno di più scelte per poi dopo trovare quella sua congene, insomma, che conviene, che gli sta a suo agio. Io più che altro l'idea è quella di riuscire a trasformare, quindi se io appunto prendo il mio ragazzo qui che fa ciancio con me da sempre e gli dico ok, da domani faccio ciancio, io la domanda era quante di quelle abilità che lui ha sviluppato, quindi percezione, comprensione, possono poi diventare ciancio, perché ciancio in realtà ha un atteggiamento completamente diverso. Sì, è vero, però in realtà secondo me si riesce, anzi, addirittura, io ho un po' l'impressione che lo stesso progetto, del Wushu moderno comprenda un po' questa cosa. Perché all'interno del Wushu moderno, ad esempio, spesso, si dice quando sono nati gli stili tradizionali, moderni, che in Cina vengono chiamati secondo pugilato, perché era una formula di gara, no? Quindi, come formula di gara, inizialmente, veniva considerato, Chanchuan come mano nuda, poi veniva considerato un'arma lunga, un'arma corta, perché giustamente hanno creato una disciplina che avesse diversi attrezzi, come la ginnastica artistica, ha diversi attrezzi, diverse specialità, così anche su Wushu hanno creato un modello del genere. Quindi hanno avuto esercizio mani nude, un esercizio con un'arma lunga, un esercizio con l'arma corta, che vengono dalla tradizione cinese. A questo punto hanno pensato un'arma diversa, perché hanno tante armi, per cui se ne poteva fare una diversa, e un pugilato, diverso, quindi ha, preso, dal tradizionale, però ovviamente reinterpretato, nel modello del Chan Chuan. E molti esercizi di altri stili sono entrati anche dentro le forme stesse, del Chan Chuan, per cui c'erano passaggi di Piqua, passaggi di Tonpei, passaggi di Fanzi, si trovavano anche dentro la forma. Quindi questa idea, di aumentare la capacità gestuale, credo, che già nel Wushu moderno fosse considerata, importante. Quindi anche, il passaggio, dal Chan Chuan, verso, un'altra disciplina, probabilmente, è stato considerato utile. Io credo che tra quelle, che sono discipline moderne, non so se sia per formazione mia o per mancanza di esperienze, io comunque partirei, dal Chan Chuan. Non,
non avrei un altro metodo, voglio dire, se anche il Nanchuan inizialmente potrebbe sembrare troppo influenzato, capito, cioè, dal Chanchuan, quindi non avere, diciamo, cioè, le sue caratteristiche, io credo che si costruiscano, si costruiranno. Partire, capito, cioè, subito, capito, con il Nanchuan, oddio, se è una cosa base, forse lo puoi anche fare, però se vuoi costruire effettivamente degli esercizi più complessi, così come sono oggi. Sì, io ho visto, ad esempio, una delle cose che ho osservato, perché naturalmente durante la pandemia e sull'online, diciamo che la parte interessante di questo aspetto è stato quello di sviluppare, ad esempio, una metodica praticamente da fermi. Ah, sì. Non tanto perché noi lavoravamo all'interno degli spazi dell'associazione, ma quantomeno rivolgendosi al pensiero dei bambini, insomma, costretti normalmente in stanze o un po' più. Quindi questo è stato affascinante perché in realtà ti ha permesso di veramente di sviluppare metodiche interessantissime. E tra l'altra cosa ho provato anche a introdurre, appunto, per variare, perché c'è stata una stasi naturalmente nella didattica, il Nanchuan. E il Nanchuan, quindi io mi sono letto tutti, cioè, letto tutti, no, ho preso il primo esercizio base, esercizio, quindi l'NC di Nanchuan, ho detto ok, provo a fargli fare questo, ma è complesso. È Ma complesso. è complesso e il passo, ad esempio, il Guibù non viene veramente non compreso. Ci sono, ecco, questo mi fa un po' pensare a quello che dici, che forse passare i primi 2 anni a fare un Chanchen, diciamo così, fatto da bambini, parlo sempre bambini, passando a fare il Chanchen fatto anche così, appunto, 2 ore alla settimana, ti permette dopo un paio d'anni di presenza di passare forse a fare un Nanchuan Sì. dall'inizio, ecco, Sì. perché ho visto ci sono degli atteggiamenti effettivamente molto che sono semplici, però sono diversi e per certi aspetti meno facilmente comprensibili. Quindi può darsi che poi anche questo fatto stesso, che infatti era una delle cose, volevo chiedere, ad esempio, mi ero messo in contatto con Michele Giordano. Sì. Perché volevo chiedere effettivamente sostegno, è uno dei progetti che ho in mente, è di farmi aiutare da lui a individuare effettivamente alcuni meccanismi più importanti all'interno del Nanchen, che sono, io presumo siano più che altro gli atteggiamenti delle mani, a parte qualche passo. Perché presumo lì bisogna un po' rivederla quella pedagogia, insomma, Ah, no, l'insegnamento, la certo. didattica, perché ci sono delle, diciamo, è forse un po' troppo indirizzato a chi lavora di più, ecco, Sì. Sì, a chi no, se tra allena più l'altro tempo. probabilmente anche nella scelta, capito, che è stata fatta inizialmente, capito, del Wushu moderno, capito, cioè, lavorando, capito, cioè, sul Chanchuan, come si diceva, è stata sicuramente anche un'idea, capito, cioè, di semplificazione, capito, cioè, nel senso di, diciamo, capito, cioè, movimenti molto lineari e facilmente leggibili, non sono tutti quanti Sì. così in realtà, neanche nel No, no. Chanchuan, non sono tutti così, però perlomeno, diciamo, capito, cioè, hai degli schemi con delle linee abbastanza precise. Poi anche nello stile tradizionale originario, quindi Quachuan, Chachuan, non è proprio così. Quindi secondo me già hanno scelto le cose, capito, cioè, che potessero essere più adatte ad una formazione base. Quando Sì. vai, capito, cioè, su altri stili tradizionali, appunto metti Tan Lang, metti, capito, cioè, Piqua, metti, capito, cioè, Nanchuan, eccetera, la gestualità è più complessa. Quindi, capito, cioè, essendo, capito, cioè, più complessa, il fatto, capito, cioè, di farlo a distanza con la bidimensionalità online la rende davvero, capito, illeggibile. Hai bisogno di farti vedere dal vivo, capito, cioè, di passare, capito, cioè, dal vivo, perché, capito, c'è, cioè, un braccio flesso, un polso flesso, capito, cioè, un angolo di una gamba, capito, cioè, un peso. Sì. Capito, queste qua sono cose molto complicate, cioè tu lo puoi far vedere anche correttamente, ma come ti venga visto da chi ha un'impostazione, capito, cioè, informazione completamente diversa, temo, capito, cioè, che sia davvero, capito, cioè, difficile, capito, cioè, di veicolare, capito, cioè, il gesto così come tu lo hai. Sì, quello penso sia stato in questo caso, appunto, parlando sempre di attività giovanili, quindi si parla sempre di questo ambito, perché poi alla fine io continuo a dire che il moderno naturalmente ha tutto un suo approcciamento, che può essere tutta l'attività giovanile, tutta l'attività sportiva. Considero anche interessantissima tutta l'attività amatoriale, perché comunque il 35-40enne si avvicina alle arti marziali e che vuole passare massimo, penso, presumo, in Italia adesso siamo a quei tempi, 3 ore la settimana a fare dell'attività motoria, non possa
oppure non, forse non ha necessità di affrontare metodiche di studio più lunghe, no? Quindi c'è tutta una platea di soggetti là fuori che si divertono piacevolmente a fare appunto ciancio e nancio, il moderno, senza troppe velleità. E questa è sempre, sempre stata una discussione, ad esempio, sempre con anche Claudio Gigante, l'amico Claudio, su quanto sia complessa, ad esempio, mantenere come dire, un percorso di apprendimento perché le forme hanno poi un tappo fisico, no? Quindi quando Sì. arrivi a fare già sei a un'intermedia, è già un tappo, quello è veramente un tappo, perché lì ci vuole un atletismo. E quindi forse la riconsiderazione era appunto quella di ampliare i tempi di studio, no? Non tanto per renderlo più lungo, come dicevo sempre io, quando sono programmi più lunghi è perché ti vogliono di più al pagamento del mensile, ma perché se lo allunghi un po', lo dilati, puoi approfondire, perfezionare e forse puoi anche trovare piacere poi nel fare un torneo, una competizione, insomma, No, partecipare no. agli eventi sportivi, perché poi hai visto anche, ad esempio, tornando al discorso dell'evento sportivo, delle manifestazioni sportive, io ho visto, questo la Annalisa lo diceva sempre, un cambiamento, ad esempio, di impegno tra i nostri che fanno Douyin da noi, no? Il gruppo della Manuela, ad esempio, che fa Douyin o quello della Cristina, e al momento in cui mi parte il torneo di gelati, diventano tutti competitivi. Gli puoi chiedere di venire sabato e domenica perché la gara diventa uno spunto forte, no? Per chi non ha altri obiettivi che quelli, insomma, alla fine. Cioè, diciamo, gli Sicuramente. obiettivi esterni, no? Perché gli interni sono difficilmente perseguibili, no? Sappiamo, insomma, ci sono dei Esatto. limiti proprio di carattere anche, no? Di Esatto, ma miglioramento. infatti anche questa idea, avete delle gare, hanno una funzionalità straordinaria nell'allenamento. Spesso diciamo, da noi, cioè nell'adulto, cioè inizia ad esserci cioè una contrarietà, cioè alla gara, cioè perché ha paura, di mettersi in gioco, eccetera, che negli orientali, ad esempio, non c'è, cioè loro lo interpretano correttamente. Io ho visto, perlomeno quando siamo, cioè in Cina e dalle altre parti, c'è anche il gruppo degli anziani, sono in palestra seguono i corsi, da un annetto, si fa la grande dimostrazione, oppure la gara, e tutti quanti, ci partecipano. Ma perché la vedono come un'occasione, cioè loro la vedono in maniera corretta, non di mai io non sono bravo, mi vergogno, ma non ti preoccupare, questo si tratta di gare amatoriali. La gara amatoriale ha una funzione importante, anche noi abbiamo notato la stessa cosa per quello che riguarda, c'è il Douyin, o anche, c'è il Tai Chi, quando abbiamo fatto qualche garetta, inizialmente, non vogliono fare nulla, però dopo, c'è la paura, di fare brutta figura, permette, cioè a te di impegnarti di più e anche all'insegnante, cioè di spingere, di più, cioè su quella cosa la quale normalmente non volevi, dire, e alla fine ne risulti migliorato, cioè ne esci migliorato, cioè la tua qualità fa sempre un saltino. Io ho visto che anche le nostre signore, cioè del Douyin, dopo la gara fanno un saltino, cioè prima, cioè della gara, cioè dopo la gara, cioè la loro capacità, di imparare, perché l'attenzione si attiva. Tu sei sempre in palestra, fai le stesse cose, non sei adulto, pensi alle lasagne, l'attenzione, va via. Quando invece dici no, occhio, hai sbagliato i tempi, devi stare dietro, devi abbassarti di più, allora io faccio così. Cambia, c'è l'attenzione, da noi l'attenzione è importantissima, cioè nelle nostre discipline, c'è importantissima l'attenzione, è il grande discrimine con altro tipo, di attività. Ecco, io lì vedo una differenza enorme, cioè quello che facciamo noi rispetto, cioè, ad altre cose, fisicamente puoi dire quello che vuoi, ma l'uso della concentrazione è completamente diverso, cioè non mi posso, mettere, le cuffie, attaccare la musica, ballare, fare queste cose qua, fare la sudata e andare via, non è sufficiente, cioè devo imparare, dei gesti, devo seguire dei ritmi, cioè devo fare delle posizioni, ci sono dei ritmi molto precisi, ci sono delle sequenze, cioè da seguire, bisogna usare, cioè il cervello. La cosa è fatta così, ma è importante perché nella nostra società oggi, cioè il cervello, si è distratti costantemente, cioè distrazione a tempo pieno, non si chiama, cioè distrazione, a tempo pieno. E quindi arrivare, come adulti, cioè a fare degli esercizi che sono considerati in Cina, per dei ragazzi, per noi sono estremamente complessi, chiaramente implica all'insegnante, cioè una necessità, cioè di adattamento. E allora, cioè, Cian Cian molto complesso, non riuscirò a farlo, per già riuscire a fargli fare, cioè una terza forma, cioè fatta
bene, mi tocca davvero, vedo, cioè, di impegnarmi, ma l'obiettivo è interessante, quindi, vedo, magari non vai tanto avanti, vedo, cioè, con esercizi, è bisogno, vedo, di allungare un pochettino, vedo, cioè, i tempi e trovare anche la modalità per riuscire, vedo, cioè, a dare quella soddisfazione. Chiaro, ci vuole un po' di impegno, non sono attività fatte senza impegno. Sì, perché poi dopo alla fine, non lo so, io ti ho detto, ora questo è, diciamo, l'ultimo, poi magari si parla di altro, però un po' l'argomento che mi fa sempre strano, no? Ad esempio, se vai a fare karate, c'ha, non so, ora io butto a cazzotto perché non conosco la disciplina, quindi non saprei, però fai le tue, sei forme, forse saranno di più, e te le fai tutta la vita. Sì. Nel ciancio, nel wushu in genere, fatta una, poi fatta un'altra, e poi fatta un'altra, poi sembra che ci sia sempre un e poi, no? C'è sempre la... Quindi magari te hai fatto, così come succede a me con il mio gruppo degli adulti, adulti, insomma, c'è un gruppetto di adulti e facciamo le 16 e le 20, e quelle 16 e le 20 potrei allenarle ancora per 12 anni, presumo, prima che loro riescano a esprimere. Ma proprio per un problema di tempo, di tempistica, no? La volta dopo torno non si ricorda cosa hanno fatto, quindi c'è questo. Però da noi, non so, a un certo punto, e poi ti chiedono sempre poi. Esatto. Probabilmente è un problema degli insegnanti, come dicevi, il karate ci ha fatto questa evoluzione, come dicevi, cioè, lì hanno lavorato molto, vedo, probabilmente in parte, vedo, ce l'hanno già fatto in Giappone, creando il karate moderno, negli anni del dopoguerra, anzi a cavallo, vedo, prima un po' prima della guerra, poi dopo nel dopoguerra hanno creato, vedo, cioè, il karate moderno. Mm-hmm. Poi è arrivato qua, vedo, cioè, qui si è evoluto, vedo, cioè, ulteriormente, perché si è staccato dai metodi giapponesi e hanno creato, vedo, una metodologia, vedo, cioè, occidentale, vedo, cioè, italiana, vedo, che, diciamo, adeguata, quindi hanno avuto, diciamo, diversi gradi, vedo, cioè, di evoluzione, mentre noi, vedo, per quello che riguarda, vedo, il wushu moderno, siamo ancora a nessun grado di evoluzione, perché ancora, vedo, manca proprio, vedo, cioè, la comprensione e la diffusione, diciamo, vedo, della disciplina, vedo, in maniera qualitativamente importante. E quindi quello che, diciamo, vedo, cioè, nel karate vengono considerati esercizi proibitivi, che, vedo, che le persone normali non faranno mai, perché, vedo, sono kata, vedo, cioè, difficili, tu li guardi, vedo, cioè, soltanto fatte dai grandi maestri, e ognuno si accontenta, vedo, di fare fin dove arriva. Perché non deve fare la stessa cosa? Non lo so, fatto un po' questa, ma qui penso, appunto, sia un problema di didattica anche nostra, no? Sì, negli anni abbiamo cercato di correre dietro, non so, io ricordo ancora un carissimo amico, una discussione tra nei programmi, ad esempio, se prendiamo i programmi della nostra federazione nazionale riconosciuta, la FIBUC, i programmi didattici sono stati scritti negli anni 90, penso, da allora tecnico, chi c'era come tecnico, cosa mi si chiama? Hao Shu. E altri, non so chi altri, perché non sono stati dentro le commissioni, e però ma avevano, lì dentro avevano una fretta didattica, no? Quando io ho provato a proporre di mettere nei programmi nazionali, ad esempio, lo studio e l'allenamento dei Lienshi come prima fase, più prima ancora delle forme, no? Perché i Lienshi, ad esempio, quelli negli ultimi testi che i cinesi hanno prodotto negli anni, fine degli anni 90, c'è una serie di esercizi effettivamente molto efficaci e ben strutturati per avvicinare. No, secondo me quello era un percorso molto più semplicistico a livello di studio, perché ti permetteva veramente gradualmente di arrivare alla comprensione. Quando io proposi questo, mi fu risposto da un carissimo amico, tra l'altro, mi fu risposto: ma io ho fatto così e devono fare anche loro. Ma l'evoluzione pedagogica dovrebbe passare da tipo: ok, noi abbiamo fatto così, se sbagliamo tutto, facciamo qualcosa di diverso. Ma a quanto pare in questo prevale sempre un po' questo aspetto, diciamo, personalistico, no, della pratica. Quindi io ne parlavo ieri con appunto il carissimo mio Simone, si parlava appunto di insegnamento, per dire, no, quando si è avuto Compue in palestra, ci dava delle ammambracciate che non finiva mai, e ci è piaciuto anche, sinceramente, ma non lo fate più fare mai a nessuno in scuola, perché appartenevano comunque a un percorso di studio che non è nostro e personale, che non ci appartiene, e che quindi ho abbandonato al momento in cui, diciamo, l'ho fatto. Però evidentemente è un aspetto interessante, affascinante, ma, come dicevi te, il karate ha adattato il suo, diciamo, aspetto all'Occidente, non so perché noi non riusciamo a fare lo stesso. Quelli lì sono dei grossissimi errori, ne avete parlato anche con Maurizio, sono stati degli errori grossi con delle carenze che avrebbe dovuto colmare una federazione.
una federazione che doveva servire proprio a colmare quelle carenze nella preparazione dei tecnici e non soltanto che organizzare una garetta e poi ognuno fa per i fatti suoi e dopo cioè, vince quello più bravo oppure no, sì, 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 sì. Ma nella formazione degli insegnanti cioè, non è che devo semplicemente modificare cioè, le forme, buttare dentro più forme e quando arriva, come ho sentito dire, arriva al corso insegnanti, ti insegno questa forma qua, ti do il certificato e via. Ma non è così, non funziona, nel karate non funziona così. No, lo so. Il corso insegnanti c'è davvero, c'è pedagogia e già nei tempi più passati il grosso del lavoro era fatto sulle combinazioni tecniche anche eccessive, ne facevi troppo, sì, sì. Quattro gesti, cioè cosa c'è da fare? E come mai cioè, una disciplina come il Wushu, che oltre alle mani nude cioè, c'ha le armi, pochi hanno avuto delle combinazioni di gesti, voglio dire, cioè, ma mi ricordo che c'è cioè, Claudio, che c'è cioè, Gigante, veniva ogni giorno cioè, in palestra, cioè lui aveva giorno per giorno cioè, studiato cioè, tutti gli esercizi combinati cioè, che doveva far fare, cioè, e finché non aveva completato quel giro lì, Sì, poi sì. dopo non passava all'altro. Ma credevo fosse normale così, Sì. io, ma ho visto che non è così. Non è così. Non è così. A me non Invece è così. Cioè il percorso, cioè la progressione è necessaria, però bisogna conoscere degli esercizi, non sei neanche Sì, passato sì. per la conoscenza di una serie di Lianxi, di esercizi utili, quindi come fai a scegliere quello più adatto a te che non lo conosci neanche te? Oppure ne hai visti due e li applichi automaticamente, perché come dici te, ma io ho imparato così, applico questo. Sì. Vabbè, e Sì, quello è un po' il limite. Infatti, in questo caso riconosco il limite, ad esempio, di quello che viene appunto considerato moderno o sportivo, che effettivamente era, come direbbero, è tutto scritto, ma nessuno l'ha mai letto. Vuoi perché è tutto scritto in cinese? E questa è la cosa buffa, no? Che fai i programmi d'esame su materiale che nessuno ha mai letto. Uno si domanda, scusa, ma al momento in cui, ho sempre pensato, no? Che al momento in cui il gruppo dei responsabili dell'esame ti avesse detto, guardi, qui non è conforme, uno poteva rispondere di sì, ma mi spiega il perché, perché sinceramente, non avendo un testo di riferimento, cioè io ho letto, mi sono andato a leggere i programmi, in questi 10 anni ho letto i programmi di studio di tutti, veramente. E quindi parto veramente dalla ritmica, all'artistica, al pattinaggio, alle arti marziali tutte. E tutte fanno riferimento a un testo. Certo. Solamente un testo, non in lingua originale, quindi magari in Chiaro. inglese, ma la lingua originale nostra è il cinese, ma un testo tradotto. E del testo tradotto mi ricordo la cosa che mi faceva più impazzire quando Pattarino traduceva i libri all'inizio degli anni 90. La cosa mi sembrava veramente più fantastica, non era tanto la traduzione, no? Muovi il piede destro e fai sta cosa, ma quella parte sotto la traduzione in cui c'è scritto punti importanti e che ti diceva, ok, il calcio e il pugno devono essere eseguiti contemporaneamente, Ah, sì. che secondo me era lì la comprensione, no? Sì, sì, Perché sì. il calcio e il pugno, punto, il calcio e il pugno come? Perché in che momento? Esatto. Come devo fare certe cose? Come non, e lì sotto c'è quella, su quei due righi, nel fondo ogni descrizione tecnica c'è scritto questa parte, appunto, punti importanti. E insomma, alla fine, anche nella descrizione del gesto, poi sarà questo della terminologia sarà un altro argomento in cui affronteremo io e te più avanti, perché mi interessa particolarmente, vuoi per la mia ignoranza e vuoi perché penso siano dei tanti limiti che abbiamo all'interno del moderno, che diciamo sono stati bypassati completamente, no? Quindi siamo ancora a tatami. Sì, Abbiamo è sentito anche vero, alla riunione federale, abbiamo usato quel termine, se ci va bene ci tocca kimono, ecco, quando va bene. Il problema del kimono colorato. E questa la dice lunga su quanto effettivamente la cultura poi delle arti marziali di cui è sprovvisto il moderno, non tanto sia sprovvisto perché è moderno, ma perché veramente c'è ignoranza da chi l'ha approfondito. sì, no, ma questo qui è terribile, diciamo, c'è anche tra di noi, dire, la gente che si porta il tatami, vuol dire, cioè, se non conosci il nome si chiama materassina, non è che sia Materassina. necessario che sia un tatami, Sì. però è diventato Ovunque. tatami anche tra i colleghi, è diventato un Sì. tatami e tra un po' dove ci si allena sarà il dojo, Il immagino che dojo. Sì. qualcuno No, dica poi. anche dojo, vabbè, diciamo Sì. Sì. dojo, si chiama palestra, chiamalo palestra. Ma io lo dico sempre, anche a bambini dico sempre, non importa che sappiate i termini in cinese, usate le parole che vengano a voi Certe parole in spontanee. italiano. Sì. Maestro, qui devo piegare la gamba? Facile, insomma. Esatto.
è difficile. Come bambino è divertente, o gli adulti ti stressa un po', perché insomma dici, ma scusa, stai approfondendo una disciplina, cerca di nell'approfondirla, anche laddove appunto si diceva il moderno ha delle competenze molto, molto ridotte, no? Però in questo molto ridotto c'è anche la semplicità di quello che vai a usare come terminologia, non hai bisogno di... Assolutamente, sì. Fai un Dambien, per dire, nella 24 fai il Kung Fu Dambien, esatto. Hai fatto Kung Fu Dambien, basta. Esatto, Dai, sì. Fa altro, insomma, impara queste due parole e fanne buon uso. E l'uso è legato alla memorizzazione, ci sono tanti fattori, insomma, esatto, su cui interviene il termine corretto. No, ma infatti funziona, voglio dire, questa cosa, se ne parlava anche con i colleghi, voglio dire, altri nomi, altre lingue, non dicono perché il cinese invece è difficile. Vabbè, il cinese sarà anche difficile, però io credo che dire pupù non sia più difficile che dire zenkutsudachi, cioè non mi No, sembra non mi che sia sembra, tanto no. più difficile, voglio dire, per cui in realtà impararlo impari. Quando lo associ alla sua traduzione, cioè il termine cinese, dopo in alcuni rimane e basta. Però perché non lo deve utilizzare l'insegnante? Ricordo che quando si faceva karate, ce lo diceva Sì. pure. Ma Tra perché l'altro, sai, lì penso, io ti dico, Shutouke, quello... Shutouke, c'era il panico perché nessuno riusciva a Sì, capire, sì. chi non aveva l'orecchio buono guardava l'altro per capire cosa Sì. faceva, vedo se sbagliava. Cioè, insomma, sono sciocchezze, dai. Sì, però questo aspetto qui è un aspetto che secondo me è fondamentale perché io non penso che quindi questo è quello che faccio io non parlo cinese, no? Quindi io quando uso la terminologia non mi aspetto di usare i toni corretti perché ho l'orecchio un po' abituato, forse qualcosa ci vado vicino, ma la terminologia mi serve per identificare anche la disciplina stessa, quindi io all'interno della disciplina riesco a dargli un senso e un corpo, no? E se non lo uso evidentemente mi manca questa identificazione che poi posso naturalmente... come dire, migliorare con ambienti, costumi, abbigliamenti, rituali, perché posso, capito, non so usare le termini, ma posso usare l'incenso come ritualista, quindi posso portarti lo stesso all'interno del mondo delle arti marziali cinesi, però io insomma avrei paura di uno che non usa un termine che identifica in maniera corretta quello che stai usando. Non pronunciarlo correttamente, perché io quando No, parlo, per dire, conoscerlo. quando parlo a Lian Li gli dico ma qui è Pubule, mi guarda 3 volte per capire cosa gli sto chiedendo, perché la mia lingua non è quella cinese, ma io non parlo cinese, per mia fortuna. Io uso Guarda che termini. a proposito di questo mi è venuta in mente una classica cosa, cioè qualcuno ti dice che il termine, ad esempio, Kung Fu, lo conoscono anche i cinesi, se invece tu dici Wushu nessuno sa che cos'è. Ma nessuno pensa che in realtà quando tu dici Kung Fu in italiano, chiunque sia che lo dica a caso, questo termine è molto vicino al cinese, per cui non lo Sì. sbagli, cioè tu dici Kung Sì. Fu, cioè tu non dici Kung Fu, Ah, nessuno lo dice così, per cui sì. cioè, il cinese lo capisce. Se invece tu dici Wushu, probabilmente dici Wushu, Sì. e il cinese non capisce cosa vuol dire, per una questione di termini, di toni, Sì. non per una questione che non sappia la parola, sei tu che non la sai pronunciare, è un'altra cosa. Per questo nasce un'incomprensione, da lì nasce la leggenda, cioè che i Sì. cinesi non sappiano cosa vuol Nemmeno dire. cinese, sì, ma Non è questo... vero, è che tu non lo sai dire, quello è il È guaio. logico, sì, ma infatti, ma quello però all'interno di un contesto di insegnamento, no? Quando poi fai lezione è divertente, insomma, a me piace usare i termini, anche se sono consapevole che non uso la lingua corrente, insomma, però io sono all'interno della terminologia, no? Come Poi se dovessi serve, parlare di web, uso l'inglese che so, sì, ma quando essere britannico. per dialogare tra insegnanti, vuol dire così, cioè, tutte quante le discipline hanno Sì. una loro terminologia tecnica, per cui se dialoghi per insegnanti, quanti dovrebbe dire Kung Fu, dialoghi con dei Sì, colleghi all'estero, Kung Fu lo capiscono tutti, per cui è normale infatti, che le discipline abbiano un è gergo. una... Questa è una disciplina cinese, è nata in Cina, per cui alcune parole classiche sono in lingua cinese, non è un guaio, sono No, simpatico. ma anzi, questo dovrebbe in qualche maniera arricchire, no? Fatti un po' su quello che ti dicevo, alla fine dei salmi, tornando a noi, possiamo anche pensare ad andare verso l'abbandonare questo fantastico incontro. Alla fine dei salmi, il discorso sulla tradizione moderna, quindi noi nell'epoca repubblicana cominciamo a vedere qualcosa di quello che adesso abbiamo, le necessità del moderno di farci comprendere alle masse, perché si parla sempre di questo, no? Alle masse farci comprendere una disciplina, lo semplifica la stessa, che questa disciplina semplificata abbia meno valore educativo, formativo del tradizionale, su questo lasciamo sempre i soliti dubbi, perché penso dipenda tanto dalla persona più che dalla disciplina stessa.
L'unica cosa di cui siamo certi è che in Italia, quantomeno, un certo tipo di tradizionale, quindi il termine che identifica un certo tipo di tradizionale, e il moderno non hanno avuto un percorso di formazione solido. Solido, esatto. Quindi non hanno costruito una base, di cultura, no? Quindi non, siamo approcciati direttamente a si fa così o si fa così. E con questa terminologia un po' riduttiva abbiamo definito la pratica dell'arte marziale, insomma. Mancano tutti quegli aspetti che arricchirebbero il moderno di Chiaramente. contenuti. Esatto, chiaramente c'è stata, capito, c'è evoluzione, per cui in 40 anni, capito, qualcuno, capito, ci ha seguito delle scuole, capito, c'è chi ha fatto, capito, c'è i suoi percorsi, capito, ci sono Sì. persone che sono andate avanti anche. Però quello che manca, al di là, diciamo, dei singoli percorsi, capito, cioè, di chi è riuscito, capito, cioè, ad arrivare sia nel tradizionale, capito, che nel moderno, capito, cioè, ai suoi livelli, è proprio, capito, cioè, l'integrazione a livello, capito, cioè, nazionale, capito, di una crescita della disciplina. Questo qui è il guaio, capito? C'è la crescita delle discipline. E secondo me la disciplina, capito, può crescere a livello uniforme soltanto, capito, cioè, se chi fa, capito, cioè, il Wushu moderno riesce a far crescere la disciplina. Perché il Wushu tradizionale, capito, ha la necessità di inserirsi dentro il moderno, altrimenti non sta in piedi. Forse questo l'avevamo detto, capito, in un altro caso. Ma se non esistesse il Wushu moderno, capito, il Wushu tradizionale sarebbe già morto. In Sì, Cina. questo. Sarebbe morto Sì. anche in Cina, o quasi, diciamo. Se non fosse morto, capito, Sì, sarebbe sarebbe. ancora, capito, c'è, cioè, un nonno nel garage, capisci? Sì. E poi non ci fosse stato, capito, c'è, cioè, il cinema, capito, del Wushu, capito, cioè, sarebbe morto prima Hong Kong, a Taiwan, da quelle parti lì, non ci sarebbe niente. Cioè, questi qua, cioè, i maestri degli anni 60, capito, cioè, erano dei poveracci, cioè, o stavano nell'esercito, Sì. in polizia, o altrimenti, capito, cioè, era gente, capito, nel garage, insomma, non erano nulla. Quindi tutto quanto è venuto attraverso, capito, cioè, la necessità della divulgazione e attraverso l'entusiasmo della pratica da parte di un gruppo maggiore, capito, di persone. Questo dovrebbe essere ancora la possibilità, capito, di poter strutturare meglio, capito, e diffondere la disciplina nel nostro paese. E Altrimenti. qui però si arriva poi all'ultimo punto, e magari affronterò con qualcun altro competente nel prossimo tempo, e qui si arriva magari a quel discorso che ti hai accennato, al discorso che dovrebbe esserci un organo superiore, in questo caso che sovraintende a tutto, no? Questo dovrebbe Certo. essere la famosa federazione sportiva che in base a programmi di studio didattici, tecnici, non legati alla scienza motoria, capito? Perché quello è la FIVUC, ad esempio, ha fatto negli anni, ha fatto egregiamente, è stata tutta la parte di approfondimento scientifico, no? Quindi legandosi alla scuola del CONI, hanno fatto incontri su tutte le materie in cui lo sport potrebbe essere declinato. Non considerando che in realtà il problema del Wushu in Italia era proprio la parte tecnica, cioè la formazione tecnici, che non può essere demandata a Zhao Xinjiang, Esatto. che viene lui o chi viene per lui, vuoi perché c'è un problema di lingua, c'è sempre un problema interculturale in mezzo, ma deve essere fatta con tecnici, come dicevi appunto, ormai dopo 40 anni in Italia tecnici competenti ce ne sono. Eh sì, lo fa. Sfruttarli, cercando naturalmente di avere una visione reale e concreta di quello che è il Wushu ora in Italia, considerando che lo sport, laddove lo sport agonistico è prestazione, necessita di una base, una solida base su cui appoggiarsi, insomma, perché i numeri che abbiamo noi si è visto negli anni, noi la scuola del Fiume con Maurizio, insomma, si lavora e si collabora da tempo, ma lo stesso Claudio, insomma, noi facciamo sempre numeri importanti in stagioni non di Certo. pandemia, no, naturalmente, però 2/3 dei nostri iscritti sono sotto i 12 anni, quindi su 300 persone, 120, 150 sono tutti bambini, ecco. Quindi è evidente che c'è una fonte da cui attingere, però ci vogliono anche delle competenze, non ci si può basare sul fatto che quell'insegnante sia un buon padre, ecco. Assolutamente, no, infatti neanche secondo me non è sufficiente. Ci vuole una buona base, capito? Cioè, il Wushu moderno deve essere, capito? Cioè, diffuso di più, perché queste saranno le nuove generazioni che potranno anche alimentare, capito? Cioè, un Wushu tradizionale di qualità, Sì, perché per forza. è inutile sperare. Certo, magari qualche scuola ce la fa, ecco, non è detto, perché magari qualche scuola ha successo e ce la può fare, capito? Cioè, anche con le sue gambe.
Però sarà molto casuale, cioè tutto dipende molto casuale dalle capacità imprenditoriali e anche dall'entusiasmo del momento, però non dà stabilità nel tempo. Invece No, no. la possibilità di diffondere una cosa su diversi livelli dà la possibilità a tutti quanti di approfittarne in maniera diretta oppure in maniera indiretta. Sì, poi consideriamo comunque che l'aspetto interessante, naturalmente tradizionale, è comunque mediamente, così vedendo il web, naturalmente non abbiamo numeri, perché io cercavo di avere dei numeri Non con ci sono. l'Oxen, ho cercato di fare una specie di indagine attraverso l'Oxen per capire effettivamente com'è la realtà delle arti marziali in Italia, ma non si capisce. Non si Però capisce. il tradizionale è basato su adulti, Molto. quindi diciamo oltre i 20 anni. O è basato, secondo me, sull'inefficacia della didattica, perché quando cerchi di insegnare qualcosa che è difficile da insegnare a dei bambini, o sei appunto Jotensai, forse, o se no non sai cosa fare. Ecco, a quel punto diventa imitativo, diventa insomma anche non particolarmente efficace, ecco, dal mio punto di vista. Il moderno c'è, sfruttiamolo a modo. Ecco, io penso all'interno di una scuola tradizionale avere un accesso a un'attività motoria giovanile utilizzando anche ex atleti, no? Formandoli, ti puoi permettere ovviamente di avere un bacino d'utenza coltivando lo studente fin da piccolino, di avere un bacino poi che continua a creare praticanti esperti, insomma, è tradizionale. Anche perché altrimenti ti ritrovi comunque un'età adulta, ad esempio su quello che dicevi te, ci abbiamo notato, anch'io ho notato da un po' di tempo, che uno dice, ma alcuni stili tradizionali comunque hanno molto successo, sì, però vai a vedere l'età media è 50 anni. Sì, 50 50. anni, vuol dire che c'hai il giovane che ne ha 40 Sì. e l'anziano che ne ha 60, che è, Sì. diciamo, il compagno dell'insegnante, c'è da tanto tempo. Che a me va anche bene, però nell'ottica generale è un po' tardi, capisci? Cioè, servirebbero, cioè, se tu vuoi diventare il fenomeno che rompe le noci sulle teste delle persone, non credo che partendo 50 anni ci riesci, Questa è una se quello citazione. se quello è l'obiettivo. Ma questo ti dimostra anche come questo tipo di utenza in realtà, chi sono? Sono i nostri coetanei. Sì. Quindi sono coloro che la passione per l'arte marziale l'hanno sviluppata in quei tempi là. Sì. Io sono preoccupato per questi tempi qua, perché quando mancherà questo pubblico qui, cioè non so chi andrà a farti l'arte marziale, tradizionale, se questi qui non hanno una cultura di arte marziale che non avvenendo più, dalla fascinazione del cinema, non passa neanche per una palestra che riesce a stare in piedi con le sue gambe. Invece quello che dici te è assolutamente importante. Se hai delle generazioni giovani, queste generazioni poi saranno quelle che conosceranno già l'arte marziale e che sapranno, già per averlo sentito, che c'è il Pakua, che c'è lo Shingi, che c'è Sì, il sì, sì. Tapi e c'è il Tonpei, altrimenti chi è che te lo va a No, fare? mi viene a mente, ad esempio, ora poi finiamo, mi viene a mente, ad esempio, l'esperienza che ha cercato di fare, che sta facendo tuttora, ad esempio, Ghinolfi, no? A Genova con la sua squadra giovanile, che però è una squadra giovanile che prevede comunque che ci siano almeno, penso ci abbia 14-15 anni, comunque, anche se lui li prende prima. E mi viene a mente anche, contemporaneamente, mi viene a mente, ad esempio, l'altra discussione che abbiamo preso tante altre volte, ad esempio della limitazione. Se vado a Chenjiago, giustamente trovo tutti i bambini che fanno i Tai Chi Chen, e così come se vado a Ulan Bator, come diceva il maestro, trovo tutti i bambini che fanno Bok, perché attorno hanno solo quello. E chiedendo al maestro Bairà come avviare i bambini al Bok, lui ti risponde, loro guardano e imparano. Sì, è uguale, Che la uguale. sistema, così come noi si impara già a calcio, no? Nessuno ce lo insegna da bambino, cioè, nei palloni ci tira le pedate, lì poi cominci a capire il senso. Ecco. Quindi evidentemente l'età giovanile di Chenjiago è spinta fortemente dal contesto sociale in cui si sviluppa. Non so se quel contesto sociale all'interno di una palestra di Porto Recanati potrà essere, come dire, sviluppata ugualmente, no? Vivono una realtà molto, molto più difficile, insomma, penso di che girare la testa e vedere il maestrone, il giovanotto o chiunque attorno a te che fa la stessa cosa, no?
Sì, ti può capitare in qualche contesto particolare, perché magari un maestro particolarmente carismatico è riuscito a creare una palestra, per cui si crea un movimento attorno a questa palestra. Però secondo me è rischioso, perché Sì. quando questa persona verrà a mancare, quando mancherà, cioè, il suo carisma, se non avrà un erede o al massimo un erede, rischia che muoia lì la cosa, cioè non è una Sì, cosa da infatti. diffusione grande, cioè è rischioso, molto rischioso. Sì, infatti, questo è un po' il motivo per cui, secondo me, tornando al discorso iniziale, poi si finisce, il moderno ha tutto un suo valore, Grazie. soprattutto nella parte giovanile, di sviluppo della disciplina stessa. Che poi Assolutamente. dopo il tradizionale, voglio dire, io ho fatto Bagua Zhang, il maestro Zhang per tanto tempo, insomma, anche se tanto tempo è limitato, diciamo, un lungo periodo nel tempo, ma, certamente quando ho dovuto fare una scelta tra insegnare, cioè studiare per insegnare Bagua Zhang o portare avanti un'associazione che puntava alla diffusione, la scelta è stata semplice, faccio le cose facili e tutti possono fare. Pattarino ha continuato a lavorare con Bagua Zhang, giustamente è circondato da un gruppo di proseliti Certo. ridottissimo, insomma. Perché è giusto essere così, il maestro Zhang stesso diceva, mi ricordo le prime lezioni a Firenze, eravamo 40, forse 50, e lui ripeteva sempre, non rimane, cioè, a breve poi ne saranno rimasti, perché la complessità della tecnica, insomma, Sì. limitava l'apprendimento. Ti accorgevi volta a volta che non succedeva nulla, perché, No, è così. Il guaio, vedo, del tradizionale non è tanto diverso, vedo, dal moderno. Cioè, mentre nel sì. moderno, vedo, cioè, una piccola parte, vedo, arriva a diventare un atleta alle competizioni importanti, così nel tradizionale è soltanto una piccola parte, vedo, cioè, arriva, vedo, alla fine del Sì, percorso. Tutti quanti partono infatti. entusiasti guardando dove arriverai, ma non è mica Sì. vero. In realtà non ci arrivi mica. La maggior No, parte. no, infatti, questa poi è l'altra. È l'altra questione, affronteremo più avanti. Va bene, allora, sì, chiudiamo questa prima parte. Quindi il moderno l'abbiamo un po' sviluppato. Adesso poi ci incontreremo. La prossima la farò con l'amico Matteo Baldi, neolaureato in scienze motorie e tante altre cose, con cui vorrei affrontare invece l'aspetto proprio della definizione di sport all'interno del Wushu, cioè cos'è lo sport e come possiamo qualificare il Wushu come disciplina sportiva, perché ci sono delle classificazioni nello sport e vorrei capire effettivamente cos'è lo sport Wushu. Grazie Fabio, Grazie. grazie mille, ci sentiamo presto perché faremo questo incontro sulla terminologia. Ok, Io parlo Wushu, va bene, che sarà l'aspetto più fantastico. Grazie di tutto, grazie a ok, tutti per averci a seguiti. tutti, A presto e buona giornata a tutti. saluti. Grazie.